convento di Francesca Pistetti, che si è formata presso l'Università di Bari, ateneo presso il quale insegna e collabora sull'insegnamento di letteratura italiana contemporanea. Si è occupata di Cardarelli e di Piovene, nonché di Umberto Eco, di teoria della letteratura ed ermeneutica contemporanea. La sua ricerca verte sulle forme del romanzo nel secondo Novecento, sulle categorie della postmodernità e sui rapporti tra estetica e teoria della conoscenza. E voglio ricordare il suo ultimo lavoro, che si intitola Umberto Eco e gli ipotesti della modernità. Oggi presenta una relazione dal titolo In questo paese il più grande filosofo del nostro secolo non è stato un monaco, ma uno speziale. Alcune osservazioni sul Dante di Umberto Eco. Lascio volentieri la parola alla collega Pistetti, prego. Bene, grazie. Io colgo l'occasione per rivolgere un sentito ringraziamento a Riccardo Viella e a tutti gli organizzatori del convegno, quindi un ringraziamento anche speciale a Lorella Bosco, certamente a Davide Canfora. Ora il mio intervento durerà circa 30 minuti. Ora, nella riflessione estetica di Eco, sviluppatasi molto presto a contatto con le teorie scolastiche del ruolo dell'artista e sulla natura del discorso poetico, affrontate nella tesi di laurea sul problema estetico in Tommaso d'Aquino, proseguite nell'ampio volume Arte e bellezza nell'estetica medievale e in numerosi altri contributi riguardanti la dialettica tra simbolo e allegoria, all'interno di un vasto orizzonte di ricerche che comprende altresì un'accurata ricostruzione del progetto di una lingua perfetta nella cultura europea, l'interlocuzione con Dante assume una posizione di rilievo e richiede una considerazione particolare. In questo proficuo e lungo dialogo, Eco illustra come l'autore della commedia abbia anticipato una nuova concezione dell'atto poetico, dell'ispirazione, del ruolo civile e politico del poeta rispetto all'ortodossia tomista, annunciando un vero e proprio cambio di paradigma. La nozione di enciclopedia come registro del sapere dopo Dante muta, scrive Eco. Su questo punto conviene avanzare molto sommariamente alcune precisazioni utili ai fini del mio discorso. Tommaso d'Aquino era stato l'artefice di una singolare operazione retorica che di fatto sanciva, alla luce del nuovo naturalismo ilemorfico, la fine della visione fiabesca dell'allegorismo universale, mentre stabiliva che l'allegoria, in factis, vale soltanto per la storia sacra, ma non per la storia profana. La storia profana è storia di fatti e non di segni. Nella poesia mondana, invece, quando c'è figura retorica, il sensus parabolicus fa parte del senso letterale. E per senso letterale, l'Aquinate si riferiva al senso inteso dall'autore, introducendo così un concetto importante per capire gli aspetti successivi della sua teoria dell'interpretazione scritturale. Cito: Tommaso non parla di senso letterale come di senso dell'enunciato. Ciò che denotativamente l'enunciato dice, secondo il codice linguistico a cui fa riferimento, bensì come del senso che viene attribuito nell'atto dell'enunciazione. Inoltre, l'autore della Summa riconosce che nelle scritture vi è senso spirituale quando, cito, i fatti narrati sono segni del cui sovrasignificato l'autore, sia pure ispirato da Dio, non sapeva nulla. Evidentemente Tommaso era disposto a parlare di sovrasenso per il testo sacro quando si possono identificare dei sensi che l'autore non intendeva comunicare e non sapeva di comunicare. Per ciò che concerne i poeti, invece, si atteneva all'opinione comune che essi raccontano delle favole ficte, adeguandosi a una contrapposizione canonica di conoscenza poetica e conoscenza teologica. D'altro canto, Dante, nella sua implicita disputa col tomismo, non è disposto a negare dignità filosofica alla poesia, non accetta la diminuzione dei poeti teologi promossa da Aristotele, ripresa certamente commentata da Tommaso, continua a leggere i poeti classici e i fatti mitologici come allegorie in factis, Eco ricorda con Pepin che era una pratica coltivata a Bologna, riconosce al poeta l'autorità di esprimere dei sovrasensi di cui egli non era a conoscenza,
promuove la sua figura di poeta nella commedia come ispirato o veggente e lascia intendere che la sua opera sia una prosecuzione della scienza divina. In deroga ai precetti dell'Aquinate, quindi, con Dante si fa strada l'idea che la poesia sia un nuovo modo di vedere il mondo, di scoprire e di conoscere la realtà. Dunque una nuova forma di conoscenza universale. Con il recupero all'altezza dei proto-umanisti come Albertino Musato dell'ambigua nozione di poeta teologus, usata questa volta contro i difensori di una posizione intellettualistica e aristotelica, si affaccia allora una concezione affatto nuova di poesia che Dante avrebbe elevato al massimo livello, cito, aprendo in definitiva quella corrente di mistica del testo che continuerà fino ai nostri giorni, sia pure laicizzata e sotto le forme della jouissance, della decostruzione o della interrogazione enigmistico-metafisica. Dante, quindi, in qualità di filosofo epocale, capace cioè di interrogare in modo radicale, promuovendo la sua persona, privilegiato interprete di un disegno superiore, le vive tensioni operanti nel proprio tempo, è un autore che si presta a parlare di tematiche dell'epocalità, persino in una età post-egemonica, per dirla con Stuart Hall, più genericamente additata come postmoderna, senza corredo di numi e destini, in perenne urgenza di rilegittimare il protagonismo pubblico dell'intellettuale. E d'altro canto, paradossalmente propensa a favorire invece la formazione di particolari atteggiamenti culturali, come quelli profetico-deprecatori, come li chiama Eco da Patmos a Salamanca, che danno nuovo smalto all'idea del porsi fuori del proprio tempo, o quelli che ripropongono romanticamente la figura del poeta abate, martire, testimone di una sua verità, come scrive Calvino nell'ultima lettera a Pierpaolo Pasolini. Mi è fatto di pensare allora, con un ossimoro permanente, che la conclamata morte di Dio, coralmente sostenuta da un programmatico dogmatismo del rifiuto, come lo chiamava Pomilio, ha finito per restaurare tra gli anni 60 e 70 un modello forte di intellettuale, a caratura oracolare e o profetico visionaria, in spregio quindi a una cultura autenticamente democratica, fenomeno peraltro non estraneo alla cultura di massa che Eco aveva apostrofato come i tecnici dell'Apocalisse, ennesimo paludamento ideologico della riaffermazione di un'integra autonomia della cultura, nonché della sua funzione catartica. In quel giro di anni, infatti, Eco conduce in varia guisa la sua battaglia personale di innegabile derivazione gramsciana contro i cantori del declino della civiltà e la loro impermeabilità a una concreta analisi sociale della produzione ideale. Non è un caso, infatti, che l'atteggiamento del primo autore del manoscritto, Azzo da Melk, ricalchi proprio il profilo dell'intellettuale teologo profeta e altresì quello di un certo tipo di visionario, in quanto il monaco benedettino assume da subito nel prologo l'immanenza del vissuto in una prospettiva psicoescatologica, da postero eletto, confitto nella desolata solitudine di una calamità storica, cosa che potrebbe disvelare in tralice una certa consonanza di situazione come personaggio con taluni elementi della condizione profetica dantesca. Anzi, il fatto che Dante consideri la sua esperienza di vita come segno di un destino superiore, connotando la sua storia individuale con i caratteri dell'universalità, fa sì che il personaggio protagonista della commedia si frapponga come ulteriore referente metatestuale, ineludibile negativo fotografico, nella peculiare sintassi del pastiche echiano, tra i modi della testimonianza di Azzo e quelli invece tipici del profetismo giovanneo. Fondamentale archetipo mitologico quest'ultimo, ma
ma non direttamente attingibile, nelle misure a multiplo fondo del prologo. Riprendendo le parole proferite da Vittorio Sereni in un suo intervento del 50 relativo alla cruciale preminenza del dantismo nella poesia del secondo Novecento, si potrebbe asserire che la presenza di Dante nel Nome della Rosa, oltre al già noto repertorio degli evidenti fenomeni di intertestualità, riposa piuttosto allo stato di vasto sottinteso, tanto da esigere verifiche più puntuali, dove il sottinteso ha un ruolo insostituibile, giacché assume un valore strutturale. Risulta opportuno allora rilevare l'originalità della strategia ermeneutica sottesa alla figuralità retorica di Eco, che non ne riduce la portata a mero stratagemma, nel sovrapporre alla storia di Azzo, fedele cronista di eventi mirabili e tremendi, nel contempo incapace di capire il disegno nascosto in quella trama oscura di fatti, uno sbiadito riverbero del figuralismo dell'autore della commedia. Azzo, quindi, imitando le movenze proprie del poeta teologo, traspone una vicenda autobiografica su un piano trascendente e cosmico, rifiutandosi tuttavia di imprimere a quei segni di segni in cui sembra risolversi con sospetto enfasi prolettica la sua avventura giovanile, lo stigma di una unità di significato, compito che egli lascia sorprendentemente con un gesto di tendenziosa umiltà ai posteri. E qui la presenza simulacrale en parodie del realismo figurale dantesco si presta a farsi antidoto, contrappunto ironico, per misurare invece tutta la distanza che separa Azzo dal suo presente e per meglio delineare i contorni della sua intima percezione di inappartenenza a quel mondo. Infatti la disposizione testimoniale e profetica dell'estensore del manoscritto proietta la vicenda in una dimensione di attesa che la sottrae a un confronto con l'effettualità della storia, consegnandola piuttosto al mito della rivelazione miracolosa. Egli si limita a rendere testimonianza di ciò a cui gli accadde di assistere, ripetendo verbatim quanto vidi e udì, quasi che la sua missione, all'opposto quindi dell'archetipo dantesco, si compisse nella sacralità dell'atto stesso del narrare, del documentare quel gorgo infernale, quell'abisso di morte e violenza, prima ancora che nella irriducibile volontà di spiegare e giudicare con adeguati strumenti di indagine. L'eccezionalità di una situazione storica di oggettivo trapasso collabora nel rafforzare il tenore apparentemente tragico di quella severa parabola. La corruzione che infesta le alte sfere ecclesiastiche sullo sfondo di uno scontro titanico tra papato e impero, la dissoluzione morale e politica che ha disintegrato il tessuto sociale delle città, dedite ai commerci e alle guerre di fazione. Ma minaccia ancor più grave per la salvezza di un'antica dottrina si rivela la forza di una impetuosa trasformazione sociale che sta modificando, laicizzandole, le tradizionali condizioni di produzione, di diffusione e ricezione della conoscenza, col tramonto del primato dei centri religiosi. Oggi nascono sapienti fuori dai monasteri e dalle cattedrali, persino dalle università. E la conoscenza, la comprensione più complessiva e profonda di quel tempo di sconvolgenti contraddizioni e fermentanti mutazioni, non poteva più essere tesaurizzata prerogativa di un monaco, ma perturbante conquista di uno speziale che integrasse la lingua della mente e quella del corpo, la parola concava e astraente della meditazione e quella convessa e materica del riso, come l'autore della commedia evocato da Guglielmo da Baskerville in metafora allusiva alla secolarizzazione che fondava la modernità. Una vera rivoluzione in atto che non può non manifestare in controluce le inquietudini cui era sottoposta la coscienza intellettuale contemporanea, assorbita nei sofisticati apparati tecnologici delle comunicazioni di massa.
Azzo, che non è un perseguitato politico né un esule, non patisce la povertà né l'umiliazione, non rappresenta il mondo dell'esclusione sociale, bensì quello dell'esclusività dei dotti. Rinuncia apertamente al suo compito etico, abdicando all'ufficio di valutare la necessità storica degli eventi. Nel dialogismo artificiale, echiano, ossia nella sincronicità dissonante del non contemporaneo e quindi dei differenti livelli di intertestualità, tale da rendere non solo la forma espressiva, ma anche la parola stessa, affiora il tenore apocalittico, in senso beniaminiano, della metaparodia, che non si esercita su Dante, ben inteso, ma svela, critica e giudica il conformismo dei modi di trasmissione della tradizione, gli anacronismi inerenti ai modelli di ricezione del codice dantesco, smascherando l'obsolescenza e o l'impraticabilità di talune forme canonizzate nel secondo Novecento. Quel diffuso atteggiamento culturale e morale di chi pretende di parlare sollevandosi, come osserva Rinaldo Rinaldi a proposito di Pasolini, da un luogo estraneo al presente, potremmo dire dal punto zero della storia. Il Pasolini che assiste per privilegio d'anagrafe ai primi atti della dopostoria dall'orlo estremo di qualche età sepolta. Così la scabrosa modalità di assimilazione del riferimento dantesco non solo comicizza la promessa di compimento implicita nella struttura apocalittica del prologo, ma disvela pure il paradossale connubio tra aspettativa escatologica e nichilismo, adombrando innegabili analogie col presente. Mentre Canuto se ne esco come il mondo, nell'attesa di perdermi nell'abisso senza fondo della divinità silenziosa, eccetera, eccetera. Il pastiche, ponendosi come correlato oggettivo sul piano stilistico e formale della non simultaneità circa lo sviluppo del rinnovamento intellettuale e morale nei vari strati sociali, come dice Gramsci, oggi molti sono tolemaici e non copernicani, lascia implodere le contraddizioni insite in quelle operazioni di recupero di un dantismo di maniera e alla page, più attento quindi al restauro della continuità intellettuale che rivolto a un concreto rinnovamento delle forme conoscitive, cioè tendono a irrigidire il modello della testimonianza in una sorta di inerte surrogato mitologico, atto a sorreggere surrettiziamente il grande alibi del letterato postumo della catastrofe di civiltà, postumo della catastrofe di civiltà, modello questo che seppure offre un'assoluta lucidità di visione, d'altro canto toglie ogni illusione di riformare il mondo. Temo un medioevo di mistici laici più inclini al ritiro monastico che alla partecipazione cittadina, scriveva Eco nel lontano 79. In questo senso la parola di Azzo è un discorso in una lingua morta, per dirlo con Jameson, pronto a emanare un certo odore di muffa, qualora però il lettore non riuscisse a intercettare l'intenzio operis derisoria che circola e graffia il testo, capace di esibire fin troppo smaccatamente per non risultare sospetta la tautologica assertività dei codici, giacché continuamente esposti al trompe-l'œil dell'autore modello. Tale istanza irridente e decostruttiva, neutralizzando l'iperartificio della forma, coopera a creare un insormontabile ostacolo a qualsiasi desiderio di reincantamento, a ogni facile abboccamento e intima complicità con la fascinazione mitica. Il prologo, specialmente nella sua prima parte, atteggiandosi a esercizio di eloquenza sacra, non può che essere una caricatura. Il monaco benedettino si comporta come un pasticheur, recita un testo altrui, appropriandosi del suo linguaggio, a cominciare da "in principio era il verbo era presso Dio", eccetera, fino all'eco dei mistici renani,
sempre nel prologo, su cui grava la contaminazione intervocalica dell'autore modello, che addita l'incipit del Morgante, smentendo così la finalità suasoria dell'archetipo sacrale, nel tentativo di aprire uno spazio di riflessione critica coi lettori. Quella disposizione asintattica che Eco indicava come tecnica peculiare dell'Ulysses di Joyce e che permetteva al lettore di sentirsi avvolto da una rete di suggerimenti semantici, possiamo dire a connessioni temporali multiple, può soccorrerci quindi anche qui. La forma si carica di contenuti inconsci, per così dire, di cui l'autore non avrebbe voluto dare direttamente conto, stando alle affermazioni sornione dell'introduzione, trascrivo senza preoccupazioni di attualità. Al contrario, il ventriloquismo dell'autore modello ci scaraventa in mezzo alle ansie millenaristiche del presente, intonando il riuso straniante del prologo del libro giovanneo, che ne aveva già fatto Pasolini in Patmos, anch'egli poeta, profeta, esule dal presente. Io, Giovanni, vostro fratello che partecipa con voi alla stessa tribolazione, mi trovai relegato nell'isola di Patmos a causa del Vangelo di Dio e delle testimonianze che rendevo a Gesù. Ipotesto mitologico che lì forniva però a Pasolini la gravitas necessaria a onorare la cornice drammatica del poemetto, come pure una giustificazione metastorica a quel senso di fine del mondo che è motivo ossessivo, variamente declinato nell'ultimo decennio dall'autore di Trasumanare e Organizzare, in perfetta coincidenza cronologica con l'instaurazione dell'ordine orrendo e il genocidio culturale perpetrati dalla modernità neocapitalistica e dall'industria culturale. L'autorizzazione teorica, per così dire, di tale ardita operazione letteraria ad alta tensione sperimentale proveniva a Pasolini, come si sa, da una lunga e approfondita meditazione intorno a Dante e al suo realismo figurale. La stupefazione che rapisce Azzo di fronte al portale della chiesa, al muto discorso della pietra istoriata, di scene terrifiche, in un deliquio opimo di visioni orribili, rifrange sì lo sbigottimento del pellegrino Dante di fronte al visibile parlare delle figure scultoree nel decimo canto del Purgatorio, ma sul filo di una plateale inversione parodica. L'elusivo rinvio dantesco assolve una volta di più una funzione di bilanciamento correttivo, demistificando la inopportuna immedesimazione di Azzo, niente meno che con l'eletto Giovanni, a suggello dell'intera scena, attivando così nel lettore un processo di depotenziamento straniante del codice sacro, di controcanto alla saccente appropriazione fattane da Azzo. Infatti il giovane monaco, infine tramortito dalla visione degli sconfitti dell'Armageddon, si impadronisce con immotivato sussiego per un imberbe novizio del linguaggio ispirato di Giovanni e, ripetendone sfrontatamente le parole, si profonde in una sorta di tracotante autoinvestitura divina. Atteggiamento per giunta non smentito poi dall'anziano estensore del manoscritto, e mi parve di udire, oh, udì davvero quella voce, udì una voce potente come di tromba che diceva: quello che vedi scrivilo in un libro, e questo ora sto facendo. Azzo, replicando il gesto del profeta, manifesta una totale assenza di contegno per un benedettino, un immoderato amor proprio che lo caratterizza nel proseguo della sua avventura. Altro che testimone trasparente, come va ripetendo. A questo punto, quindi, la presenza del legame intertestuale con l'archetipo testimoniale dantesco si rivela a livello di una strategia metatestuale ben più spregiudicata, tale da renderlo un incandescente nucleo generatore di sempre nuove iniziative strutturali e tematiche. Tale prospettiva viene confermata nell'ultimo folio, dove il vecchio Azzo, stanco e deluso, rivolgendosi in clausola sapienziale all'ignoto lettore futuro, in grado di leggere con maggiore acuità nella confusione di quell'immenso acrostico,
monito nonché indice testuale della infinita dischiusura del tempo, dell'impossibile saldatura tra l'ordine teologico e quello storico-politico, per l'appunto, confessa con amaro disincanto la sua totale inabilità a vedere nel fondo del tempo. Pertanto il manoscritto non testimonia di un reale percorso di trasformazione del suo estensore, non delinea un preciso sviluppo segnato da un compiuto rinnovamento, ma presenta un azzo immobile nella perpetua condizione di perplessità in cui la sua coscienza si è alienata. La storia ricapitolata dall'anziano monaco è dunque quella di un uomo senza storia. Essa si prefigura come cifra parodicamente emblematica di un esilio dall'età presente, epilogo di un intellettuale teologo che, tradendo l'umiltà prescritta dal suo abito, precipita in una sorta di lussuria di testimonianza. Proteso in uno smisurato anelito, destinato a restare per sempre inappagato, a sollevarsi sull'orlo estremo del tempo per abbracciare con ascetico zelo l'ecartiana ora dell'eternità e vedere finalmente il mondo raccolto nella diafanità dell'istante essenziale, laddove l'anima contempla tutte le cose e le conosce perfettamente. Segnalo soltanto un paio di altri spunti. Il nome della rosa è costruito intorno a una cruenta teoria di amori proibiti. La coesa trama del desiderio disegna una formidabile topica delle passioni umane, squisitamente moderna. Il grande tema della lussuria, nella sua vasta e sottile trattazione condotta mediante un denso armamentario filosofico, definisce un amplissimo fronte di indagine che conduce, per speculum et in enigmate, anch'esso dritti a Dante. I monaci trasformano il libro in un oggetto di idolatrica adorazione, di dannazione dell'anima. Pronti a qualsiasi atto scellerato, dal turpe mercimonio dei loro corpi all'omicidio fino alla morte, pur di soddisfare una curiosità della loro mente, pur di possedere avidamente la conoscenza resa loro inaccessibile. Essi si rivelano, in questo senso, empi e deliranti, smaniosi di varcare la soglia della biblioteca, percepita come un protendersi verso l'ignoto. Non bisogna violare le colonne d'Ercole, inveiva Linardo a proposito di quel labirinto. L'ardore insaziabile spingeva Ulisse a divenire del mondo esperto, ad affrontare l'alto mare aperto, ad andare di porto in porto, di gente in gente, accumulando una immensa esperienza mondana, mentre i monaci, reclusi in un universo carcerario, scivolano morbosamente nella confusione di conoscenza e realtà, presumendo una perfetta quanto erronea identità, per stare ai termini della teoria semiotica e chiana, di segno e res, postulando una naturale fungibilità tra il mondo e il suo oggetto feticcio. Il libro, per questi uomini d'ingegno, diventa allora lo strumento privilegiato per appropriarsi, finanche fisicamente, in maniera esclusiva, del mistero della creazione. Inteso così, il viaggio della conoscenza non può che condurre rovinosamente al naufragio. La loro colpa, dunque, non è la superbia intellettuale che li muove a oltrepassare un limite imposto al sapere umano, quanto piuttosto la lussuria del sapere, così definita peraltro da Guglielmo, uno smisurato orgoglio dell'intelletto che fa della scienza un campo illimitato del desiderio di desiderio. Nel convivio Dante aveva posto, come è noto, l'amore al fondamento della filosofia, sanzionando attraverso Aristotele il primato dell'etica. Eco mostra nel romanzo che l'intelletto è irrefrenabile se non viene accompagnato da un'etica della scoperta del mondo, se non è affiancato da un metodo di verifica empirica dei dati, se manca il momento della demistificazione del valore ontologico arbitrariamente assegnato alla mediazione intellettuale. Nell'indulgere alla feticizzazione del segno, allora, l'intelletto resta esposto al rischio di precipitare nel vaniloquio di una speculazione sorda all'alterità e a disancorarsi dalla realtà materiale.
irrefrenabilità sensuale e irrefrenabilità intellettuale. I canti di Francesca e di Ulisse traspaiono in filigrana come strutture portanti di un discorso incentrato sul problema della parola, del libro, della conoscenza. Come la sfortunata eroina dantesca aveva sperimentato, la fascinazione dei segni può ingannare e condurre alla perdizione. Attraverso un atto di reinvenzione del mito dantesco, Eco ribalta clamorosamente Peirce e consuma così il suo diabolico rovesciamento. L'errore di Guglielmo, legato allo schema delle sette trombe, sconfessa la teoria della continuità del filosofo americano nell'attribuire al falso o all'errore la capacità produttiva del vero. Con Dante, si potrebbe asserire, l'oltranza dell'eco autore ci ha traghettati al di là dei confini del fallibilismo, contrabbandando una più ardita teoria dialettica della storia. Eco dunque, comportandosi come un letterato medievale, prima che come uno scapestrato postmodernista, a forza di ripetere le frasi altrui, modifica e innova, senza darlo a vedere, l'intero significato precedente. Dato che, come egli scrisse nell'introduzione al commento all'Apocalisse di Beato di Lievana, l'auctoritas ha un naso di cera, secondo i maestri della scolastica, che si può cambiare come si vuole. Ricapitolare quindi sì, sempre, ma per innovare. Grazie dell'ascolto. Il momento dell'applauso in questi convegni online, una bellissima relazione che è molto stimolante sui rapporti tra postmodernità e Dante, le forme del pastiche dantesco. Questo sarà senz'altro modo di discuterne nel fatto del dibattito. E adesso passiamo senz'altro al contributo di Daniele Maria Pegorari, che insegna letteratura italiana contemporanea all'Università di Bari, dove ha insegnato anche filologia dantesca e dove si è formato al libro di Francesco Tatteo e di Domenico Cofano. I suoi principali oggetti di ricerca sono Dante, la sua ricezione moderna, la sociologia della letteratura, la poesia contemporanea nelle sue forme anche di poesia dialettale e in lingua. Proprio per i suoi studi su Luzzi e Bodini gli è stato conferito, tra gli altri riconoscimenti, lo ricordiamo, il premio Eugenio Montale. Oggi si parlerà di una relazione dal titolo Tempo di Purgatorio, il dantismo ermetico di Mario Luzzi. Gli cedo molto volentieri la parola. Prego. Grazie, spero che la linea non faccia capricci e che il mio audio, più ancora che il mio video, giungano correttamente. E, grazie naturalmente al professor Viella, al professor Canfora e alla professoressa Bosco per questo invito graditissimo. Mi piacerebbe parlare a braccio perché sicuramente è più coinvolgente, sarebbe più coinvolgente date le condizioni in cui stiamo lavorando, però dovendo fare un po' di riferimenti di tipo intertestuale mi sono alla fine convinto a preparare una vera e propria relazione che cercherò di leggere. Al modello dantesco Luzzi lavora a partire non dalla commedia ma dalla Vita Nuova, intesa come un romanzo di educazione sentimentale e di sublimazione dell'esperienza giovanile, con i suoi trasalimenti e le sue intese profonde, con i suoi sgomenti e le sue estasi, come egli stesso scrive in un saggio del 91 intitolato Dante da mito a presenza. Questa prima assimilazione dello stil nuovo è riconoscibile in alcuni testi della sua prima raccolta, La barca, del 35, in cui i sentimenti vengono filtrati attraverso simboli, allegorie, parole tematiche proprie dell'universo tardo medievale. L'invocazione agli amici in Alla vita, una delle liriche più note e citate di quel libro, ci riporta al tema della consorteria letteraria, scegliendo un simbolico luogo d'incontro, la barca eponima, che allude al magico Vasel,
in cui Dante vagheggia di ritrovarsi con i suoi sodali e le rispettive donne nel celebre sonetto Guido I Vorrei. Il giovane Luzi è in effetti non meno impegnato di Dante nella costruzione di un sodalizio fondato sull'esperienza miracolosa della poesia come spazio di osservazione, dal quale l'uomo che vive in uno stato di alienazione contempla la propria vita, scoprendo l'indizio di un altrove. L'ultima strofa, con l'apparizione di una Madonna dagli occhi trasparenti, amorevole, consolatrice, e delle ragazze con lo sguardo verso i monti in atteggiamento di attesa, propone l'epifania di una ulteriore figura con attributi materni, in cui è da ravvisare la radice di una lunga serie di immagini femminili nella scrittura di Luzi. Ritroviamo così la compresenza delle componenti fondamentali dell'incantamento dantesco, il Vassel e la donna, medium amoroso tra l'umano e il divino. In tutta la prima plaquette e soprattutto nel testo intitolato Giovinetta, giovinetta, ispirato al suicidio della cognata Renata, la sublimazione poetica del lutto nell'accorata ricerca dei passi dispersi della fanciulla, nel silenzio delle strade di Firenze, ricalca l'immagine vitanovistica della cittade quasi vedova dispogliata da ogni dignitade, il 30° capitolo della Vita Nuova, a causa della dipartita di Beatrice, mentre le livide pietre inaugurano una trasfigurazione della città ricorrente in Luzi, che è già una memoria della commedia, non tanto della pietra livida nei cui fori sono confitti i simoniaci in Inferno 19, quanto della via schietta col livido color della pietraia che in Purgatorio 13 connota una cornice che sembra deserta. Questo è l'incunabolo dell'immaginario dantesco di Luzi, dominato più di ogni altro poeta italiano dall'allegoria purgatoriale. Più della disperazione per la deiezione negli inferni del secolo, che domina in Campana, Rebora, per non dire di Pound, Eliot, Buzzati, Pasolini, Weiss, Caproni, Sanguinetti e Pressburger, vale nel poeta fiorentino un sogno di metamorfosi attraverso il faticoso cammino nel dolore e nell'assunzione di responsabilità. In Giovinetta, giovinetta, la fanciulla viene vista nell'attitudine prediletta da Dante, quella della donna che passa per le scogliose vie di Firenze, attirando su di sé gli sguardi dei giovani, di modo che ella è splendore e meraviglia di un'intera città, e l'amore stesso diventa uno stato di grazia collettivo. La città desolata rimanda alla città dolente del sonetto De peregrini che pensò si andate, 40° capitolo della Vita Nuova, scritto come lamento per la morte di Beatrice, e non mancano i riferimenti neostilnovistici allo sguardo salvifico e al riverbero della giovinetta nelle altre donne. Non sarà diverso il clima di Avvento notturno, il libro del 40, come si ravvisa in Città lombarda, dove lo scenario assume i colori notturni, i suoni ovattati di un al di là dell'anima che muore, fitto di connotazioni relative all'immobilità e al blocco esistenziale, a cominciare dal gelido apparecchio delle tue mura e dalle gore che evocano la morta gora degli iracondi del quinto cerchio, reclusi da mura che paiono di ferro, come ricordiamo da Inferno VIII. In Avvento notturno, l'immaginario infernale è mediato da Dino Campana, che aveva già incendiato le città appenniniche e padane con i suoi colori espressionisti, sospesi fra la solennità del passato e il gusto avanguardistico. In Miraglio, le rosse epifanie, le accalmie nere dell'onda, le capigliature blu acclini alla notte e il turchino dello sguardo insistono sulla medesima scenografia dello Stige e della città di Dite, ma il titolo è un prezioso apax purgatoriale. Ma mia suora Rachel mai non si smaga dal suo miraglio e siede tutto giorno, che trasferisce l'intera visione dal piano dell'incubo a quello della contemplazione, di cui Rachel era allegoria, secondo Dante e l'esegesi biblica.
Anche in Annunciazione, il passaggio dall'infanzia all'età adulta assume connotati infernali, compensando però l'ombra, l'angoscia e gli erebi d'ansia con segnali che annunciano una possibile salvezza. La tiepida mano di una donna, il suo volto sorridente e soprattutto la luce rancia, un prezioso cromatismo che proviene da Purgatorio 2, e la tetra vampa, memore della Pax di Paradiso 17, manda fuor la vampa del tuo disio. Una svolta interviene poco più tardi, quando la guerra rende evidente la vitalità della lezione di Dante, un autore che non aveva risparmiato alla sua poesia il confronto con la storia, col suo travaglio e con la maturazione che essa rende possibile. La terza raccolta, Un brindisi, pubblicata nel 1946, è infatti percorsa da surrealistiche immagini di violenza e terrore, come in Impresa, in cui la regolarità metrica è contraddetta dalla visionarietà accesa di suggestioni irrelate che convergono in un prezioso indizio dantesco collocato al centro della lirica. L'ala più tarda scalda ai tuoi vetri in sogno una festuca. Parole in cui rivivono l'ombre che trasparien come festuca in vetro di Inferno 34. Come i traditori dei benefattori paiono delle pagliuzze sotto il ghiaccio della Giudecca, così una pallida traccia di vita è blandita da un raggio di sole dietro i vetri. Il dantismo qui è decontestualizzato e serve solo a trasferire alla poesia un generale clima infernale. Così, in Già goccia la grigia rosa e il suo fuoco, ancora ispirato al suicidio di Renata, lo scenario del fiume dal lento corso cocito, con la sua reclusione angosciosa, i rumori dissonanti e la febbre vitrea, è segnato dal verbo gocciare, che in Dante designa sempre il pianto infernale, come in Inferno 32, dove le lacrime dei dannati nella caina si ghiacciano, impedendo l'effusione del dolore, per effetto di quel gelo che rende il cocito di vetro e non d'acqua, come si legge in Inferno 32. All'inconsolabilità della condanna guarda anche Diuturna, in cui il viso che piange, un pallido ovale di dolore, appare dietro un velo di lacrime, mentre si ode un'inferna voce e un fiume nella morta luce scorre muto. Ancora una sorta di cocito, spazzato da venti, come quelli che scaturiscono dalle grandali di Satana in Inferno 34. In viaggio, poi, le città sono dichiaratamente di là dall'Acheronte, trasformate esse stesse in creature demoniache che con occhi rotanti nella livida fuliggine guardano il poeta che cerca di resistere al gelo da cui si sente avvolgere. Gli echi di Inferno Terzo conferiscono al contesto della guerra una caratterizzazione funerea, cui fa contrasto un anelito vitalistico nel verso 11, vivere è ancora ciò che ci rimane, che è ribadito proprio nel testo di chiusura di questo libro, Diana Risveglio, in cui si legge «è tempo di levarsi su, di vivere puramente». Parole, levarsi su, in cui si risente un incoraggiamento di Virgilio, e però leva su, vinci l'ambascia con l'animo che vince ogni battaglia, Inferno 24. Luzzi si sofferma su questo accostamento a Dante durante gli anni della guerra in un saggio giustamente celebre, L'Inferno in Limbo, scritto nel 45, pubblicato nel 46, in cui, in anticipo rispetto alle notissime tesi di Contini, viene definita la bidirezionalità della letteratura italiana, secondo le opposte direttrici segnate da Dante e Petrarca, poi ribadite da Luzzi nel saggio Dante, Scienza e Innocenza. Ma questa bidirezionalità non si poggia su una base stilistica, come in Contini, bensì sulla base dei differenti atteggiamenti che gli autori hanno dinanzi alla sofferenza storica e al ruolo affidato alla poesia. Scrive Luzzi che l'uomo di Petrarca crea da sé, per sé, il suo paradiso per la legge naturale dei compensi e si fascia di quel suono per mitigare la sua condizione di prigioniero. L'uomo si leva talvolta, richiamato al principio di verità e di lotta,
e subito precipita nel suo limbo, dove il dolore s'aggira lusingato dalle sue illusioni. Viceversa, la commedia rappresenta per Luzi un più autentico modello di possesso della realtà, di attenzione e fiducia nei particolari e nei frammenti del mondo che presuppongono la pazienza dell'avventura conoscitiva e la sicurezza della scoperta, dell'approdo finale. Quelle pagine ci invitano a riconoscere il superamento della lezione di Petrarca a partire da una reimmersione nella vita nuova che porta Luzi alla composizione di Quaderno Gotico, anche questo scritto nel 45, poi apparso su rivista nel 46 e in volume nel 47. Luzi proietta l'ormai sbocciata passione civile in un canzoniere dominato da un'ipostasi dell'attesa, con chiare connotazioni femminili. Qui la donna riveste ancora i caratteri dell'angelo stilnovistico, l'improvvisa apparizione che provoca un tremito misto di vertigine e angoscia, la levità, lo sguardo che trafigge il mattino, il cupo segno di morte e insieme la certezza della sua presenza metafisica. Ma sappiamo che questa donna è la prosopopea dell'Italia, perduta dietro il velo d'anni e di stagioni, quelli della dittatura e della guerra, e ritrovata nel vento raro, fertile di fiori, quello della primavera del 45. La gioia per la liberazione e la speranza nel futuro riempiono l'attesa e quella donna tanto a lungo sospirata e modellata sulla Beatrice della vita nuova. La raccolta Primizie del deserto del 52 da un lato mette fine alla fase più oscura e analogica dell'ermetismo, dall'altro è ancora dominata dai toni infernali di Avvento Notturno e Un Brindisi, e io mi soffermo qui solo sul testo più importante di questa raccolta, Invocazione, il cui incipit contiene una memoria della selva oscura. E m'inoltro sospeso, entro nell'ombra, dubito, mi smarrisco nei sentieri, che più avanti evolve decisamente in direzione del bosco dei suicidi, come indicano numerose tessere provenienti dall'Inferno 13. Si parte dalle strane radici che riattualizzano le nove radici di Pier delle Vigne e dai lamenti che frusciano nella notte, evocativi di quelli emessi dalle arpie in sugli alberi strani, e si prosegue con l'immagine della nascita come semina e caduta, e questa la foresta inestricabile dove cadono i semi, dove allignano, versi che hanno origine nella spiegazione di come avvenga l'arborizzazione dei suicidi. Più sofisticato è il richiamo alla vita stretta in viluppi, che cerca di esprimere la sua invocazione attraverso il vento e, scrive Luzi, gemiti rari e parole, se sono parole quelle che nessuno ascolta, che ha il suo ipotesto in Inferno 13, come d'un stizzo verde carso sia, da l'un dei capi che dall'altro geme e cigola per vento che va via, sì, della scheggia rotta usciva insieme parole e sangue. Non mancano poi rami, foglie e nidi. E lo stesso tema del pianto richiamato nel canto ipotesto in due punti. Il primo è dove le arpie, spezzando le foglie degli uomini alberi, fanno dolore e al dolor fenestra. Il secondo è quando Dante si avvicina al cespuglio che piangea di un fiorentino suicida. Se ancora avessimo qualche dubbio, il riferimento a questo canto diventa esplicito in quella che costituisce la vera e propria invocazione che dà il titolo alla lirica, giacché invitando la forza vivificatrice a incarnarsi nella storia e a misurarsi cristologicamente con la disperazione dell'uomo, così si esprimono i finali di due strofe consecutive. Tentane con le mani caute i pruni, estirpa i rovi, medica le scorze, ma ferisciti, sanguina anche tu, soffri con noi, umiliati in un tronco. E poi pesta le muffe tristi, secchi sterpi, schianta nei nodi, lacera i grovigli, ma ferisciti, sanguina anche tu, piangi con noi, oscurati nel folto, in cui gli echi tanto del primo quanto del secondo episodio di Inferno 13 sono fin troppo scoperti per riepilogarli in questa sede.
Nel cuore di un Novecento in cui l'umanità appare vocata al suicidio, e per questo opportunamente accostabile a Pierre Delle Vigne, Luzi attende la rinascita di una vita che può rivelare ancora la sua impronta divina. Nella sesta raccolta, Onore del Vero del 57, l'ambito infernale è più chiaramente bilanciato da un immaginario purgatoriale, come in Incontro, dove il trascorrere del tempo ha reso il poeta una vana ombra, evocazione di Casella, che rivolgendosi a una vecchia amica, tra ricordo, sogno e realtà, le chiede: «Tu chi sei? Una persona vera o uno spirito?» sovrapponendo questa volta la memoria del primo di tutti gli incontri danteschi, quello con Virgilio, qual che tu sii o d'ombra o d'uomo certo. Nel finale, l'io lirico e l'amica si congedano, consapevoli della necessità di riprendere ciascuno il suo cammino in questa tratta d'anime e di spoglie, come se appartenessero a differenti schiere che devono riprendere le rispettive purificazioni. Le memorie dantesche, di cui qui richiamo solo le occorrenze più evidenti, acquistano un valore maggiore nella breve ultima lirica di Onore del Vero, che sarà il caso di rileggere. La notte lava la mente. Poco dopo si è qui, come sai bene, fila d'anime lungo la cornice, chi pronto al balzo, chi quasi in catene. Qualcuno, sulla pagina del mare, traccia un segno di vita, figge un punto. Raramente qualche gabbiano appare. L'impressione che su questa spiaggia termini un'esperienza infernale, quella storica della guerra e quella più generale della disperazione umana, viene coonestata dalla visione di un'umanità avviata a un cammino purgatoriale, sia pur con un diverso grado di prontezza, come se fossero ancora negligenti o incerte del luogo. Il valore ipertestuale di questa lirica non sarà più davvero un mistero quando l'autore nel 90 lavorerà alla riduzione teatrale del Purgatorio per i magazzini di Tiezzi e Lombardi, in cui La notte lava la mente conclude il prologo e fornisce il sottotitolo alla pièce. Anche Dal fondo delle campagne del 65 alterna ambientazioni infernali e simboli chiaramente connotati in senso purgatoriale e paradisiaco. Il salto dalla storia naturale alla storia umana si fa sempre più evidente, come in Caccia, dove l'allegoria venatoria allude al piombo che ha insanguinato l'Italia nelle due guerre. Le vittime del 15-18 e del 40-45 rivengono alla memoria, trasportate da un vento di vita e tutt'uno di rapina e di morte, dove il termine rapina rinvia a Inferno Quinto per quella accezione bellica della bufera infernale fissata una volta per tutte dal terzo libro di Montale. La presenza dantesca in Caccia è rimarcata al verso 17, dove i caduti sono definiti morti per forza, definizione che Jacopo del Cassero dà dei negligenti del secondo balzo del Purgatorio. Dal fondo delle campagne nasce sull'onda del dolore per la recente scomparsa della madre del poeta, e proprio nelle liriche che più alludono a questo tema privato si possono ancora cogliere preziosi dantismi, come la visione della città livida nelle sue pietre, con la stessa reminiscenza della petraia di Purgatorio 13 già registrata nella barca e poi anche in un brindisi, e soprattutto il gioco di parole: mia madre, mia eterna Margherita, che ricontestualizza Paradiso II, per entro sé l'eterna Margherita ne ricevette, al fine di celare il nome della defunta, Margherita Papini. Con Nel magma si apre una fase del tutto nuova nel percorso di Luzi. E anche il dantismo andrà cercato non solo nella presenza di specifici intertesti, che pure ci sono, come l'infernale Gora da Inferno VIII, su cui si apre il capolavoro del volume presso il Bisenzio, o come la connotazione purgatoriale del cognato Carlo, tracheotomizzato e perciò indicato come forato nella gola, quale Bonconte da Montefeltro, o come lo sguardo della donna di Ménage
di cui si potrebbero mettere in evidenza caratteri beatriciani, forse con specifico riferimento a Paradiso Terzo, ma quella folgorò nel mio sguardo. Ma al di là di questi occasionali gantismi, la commedia intride la struttura stessa di Nel Magma, quel suo costituirsi per dialoghi con personaggi incrociati in un pellegrinaggio sospeso fra inferno e purgatorio. Le influenze sono più avvertibili in Dopo la festa, dove cogliamo una riscrittura dell'incontro con Brunetto Latini e l'ex allievo, e in Bureau, dove invece l'ipotesto è quello dell'incontro con Forese Donati di Purgatorio 23. Alla narratività di questa raccolta, Nel Magma, segue un breve mutamento di registro, in cui la poesia si fa più filosofica, con influenze orientaleggianti e speculative. I tre poemi di cui si compone gran parte di questo libro, dal titolo Su fondamenti invisibili, che esce nel 71, non sono però esenti neanch'essi dalle memorie dantesche. Mi fermo qui solo al poema intitolato Nel corpo oscuro della metamorfosi, in cui le immagini dell'alluvione di Firenze del 66 e della guerra del Vietnam sono rivestite da intertesti infernali. Nella città annegata, il poeta cerca se stesso, sciaguattando ferito nella melma della palude sinistra, che ricorda la livida palude di Inferno Terzo, o meglio ancora, quella che a nome Stige e il gran puzzo spira, la palude pingue degli accidiosi e iracondi, giacché è proprio questa palude che Luzi ha ancora in mente quando, poco dopo, immagina una voce infera che proviene dai campi di battaglia in Estremo Oriente. E scrive: «Gorgogliano da sotto il pelo della broda le risaie del Vietnam». E qui si fondono Inferno Settimo, «Tristi fummo nell'aere dolce che dal sol s'allegra, portando dentro accidioso fummo, orcia tristiam nella belletta negra, quest'inno si gorgoglia nella strozza». E poi Inferno Ottavo, «Maestro, molto sarai vago di vederlo attuffare in questa broda». A bilanciare immagini così forti, il poema presenta, nella sua sezione più teologica in senso stretto, la definizione di un io non circoscritto in un limite di passato e di presente. Questo è un accenno mistico, in cui il soggetto si sente parificato al divino al punto da attribuirsi qualità che sono del Padre, non circoscritto dai cieli, come Dante scrive in Purgatorio 11, ovvero quell'uno e due e tre che sempre vive e regna sempre in tre, in due, in uno, non circoscritto e tutto circoscrive, come si legge in Paradiso 14. Addirittura poco più avanti il corpo umano è rappresentato come una croce innestata sul cuore da cui si diparte un braccio radiale, una trasfigurazione paradisiaca che rammenta la croce luminosa formata dagli spiriti militanti nel quinto cielo di Marte da cui discende cacciaguida trascorrendo per la lista radial. Al fuoco della controversia, del 78 ritrova in parte le tensioni micro-narrative di Nel Magma, di cui ripropone la lettura violenta e vorticosa del presente storico. Come Dopo la festa e Bureau nel libro del 66, così in questo nuovo libro almeno una lirica, come altrove gattescamente in America, lascia intravedere in filigrana un intero episodio della commedia, quello dei barattieri di Inferno 21. Qui si tratta di un, si legge, seminario di poesia tenuto in trance tra cielo ed inferno. Oratore, un efebo nero, alto di clavicole, piovuto ad ali aperte sul marciapiede del village. Il cielo è quello della letteratura, sospeso vertiginosamente sull'inferno di Manhattan, caratterizzata come quasi tutti gli scenari urbani di Luzi, quale girone di torri e fosse riempite di pece. E si ricorderà che Fossa Quinta è definita la bolgia dei barattieri. In Inferno 23, quando Dante e Virgilio se ne sono già allontanati, ma non si è spento il ricordo del diavolo nero che con l'ali aperte sul ponte trasportava
sull'omero aguto e superbo, un dannato da precipitare nella pece. E questo è quello che si legge in Inferno 21. La descrizione del conferenziere di colore appare ricalcata sottilmente su questo demone infernale, ancorché non si debba ricercare un parallelismo preciso con la colpa condannata nella quinta bolgia. Semmai il poeta qui stigmatizza la trasformazione spettacolare e conformistica, dunque in questo senso fraudolenta, della letteratura in uno spazio infernale celestiale sullo sfondo del gomitolo dei ponti, ponti che marcano per ben quattro volte il paesaggio dei barattieri. Lo splendore formale si coniuga con la tensione civile nel capolavoro di Luzzi per il battesimo dei nostri frammenti dell'85, in cui l'immaginario infernale suggerisce al poeta icone della violenza e dell'ingiustizia, come nel caso di una lirica scritta nel cuore degli anni di piombo, nella quale i terroristi sono descritti come il seminatore di discordie Bertrand de Born nella nona bolgia. Appeso come una lanterna, i più, altri scolpito dall'interno, così portano il viso, versi in cui rivivono quelli di Inferno 28. Il mondo è gremito di creature demoniache, il che spinge a domandarsi: siamo dove? In che vicolo dell'inferno? Dove vicolo è adattamento prosaico di vico, termine utilizzato da Stazio per chiedere a Virgilio notizie di altri poeti latini. Dimmi se son dannati e in qual vico. Ora, Luzzi accosta sempre più sistematicamente prelievi delle diverse cantiche, in modo che le memorie infernali, che servono a richiamare il tema della violenza della storia, vengano proiettate su un piano di purificazione e di salvezza che riguardano la responsabilità e la ricerca di senso. Segnalo solo il caso di Colme le Valli, ancora dedicata alla memoria della madre, che ascende mariologicamente dalla gora di un infernale esgorgo, calcata ancora sulla morta gora di Inferno VIII, fino a un'insondabile sommità, per poi scendere incontro al figlio da un azzurro rupestre di pensieri incendiati sulle cime, imparafrasabili versi che hanno però il loro modello nella già richiamata apparizione di Cacciaguida di Paradiso XV. Il riconoscimento di questo ipotesto è agevolato dal recupero al verso 5 dell'aggettivo superinfusa, qui nel senso di infusa dall'alto, contenuto nel saluto del Trisavolo, o sanguis meus, o superinfusa gratia Dei, Paradiso XV. L'ultimo ventennio è dominato da una metafisica della luce, la cui ascendenza dantesca è dimostrata da una piccola antologia curata nel 94, La luce dal paradiso di Dante, una sorta di taccuino in cui Luzzi cataloga i passi da cui trae ispirazione, soprattutto per frasi e incisi di un canto salutare che è raccolta del 90. Della maggior presenza in questo libro di atmosfere paradisiache basterà l'esempio del componimento detto per Angelica, in cui la figura femminile è insieme la donna amata e la madre, l'una e l'altra ormai trascese dalla biografia alla cosmografia, in un quadro che richiama il canto 31 del Paradiso. In questa poesia il ricordo degli anni vissuti con la madre provoca un assaggio di beatitudine, una passeggiata in paradiso, nelle parole di Luzzi, che rievocano i versi 46 e 47 di Paradiso 31. Su per la viva luce passeggiando menava io gli occhi per gli gradi. Seguendo questa traccia cogliamo che il distacco dall'angelica madre prende il posto che nella fonte era occupato dall'allontanamento dell'angelica Beatrice e dalla sua successiva contemplazione, in virtù di una nuova condizione metafisica che non riduce ma potenzia lo sguardo. Infatti, proprio come Dante assicura il lettore che l'effigie di Beatrice non discendea per mezzo mista, così Luzzi può godere di quella immagine nonostante la morte terrena. Cadde la scure della temporalità impietosa, pure non ne troncò alcuna cima, non ne decapitò la luce.
la sezione prodigalità poi è tutta un accumulo di voci luminose, lucernario, lume, fulgore, incandescenza, scintillamento, raggio, barbaglio, incendio, fuoco, faville, folgori, luce, lampi, baleni, gemmate, lucente, avvampare, che creano una semantica simile a quella che Dante addensa alla fine del poema per creare con gli effetti speciali della parola l'epifania del sacro. È la medesima esperienza in cui culmina Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini del 94, il poema narrativo che ricapitola tutte le modalità di riscrittura notate in questa carrellata. Qui, accanto a un macroscopico prelievo da Inferno 23, Gran Villa per designare Firenze, e un altro da Purgatorio 30, però nella lezione di Vandelli, non di Petrocchi, La rivestita carne, alleluiando, si fanno nuovamente cospicui i lemmi paradisiaci. Abbuiarsi, ammantarsi, assembrare, astro, favilla, difettiva, fulgida, fulgore, guglia, ingemmare, letargo, penetrare, riallumare, rifulgere, parvenza, plaga, sorriso, trascolorare, tripudio, vampa e vanire. Siamo alla nebulizzazione del modello, che si mantiene riconoscibile ma con una sovrapposizione delle tre cantiche a significare che l'infernalità della condizione umana si scopre nel tempo stesso della sua purificazione e la beatitudine è impossibile senza la discesa nel dolore e nella sconfitta. In ciò risiedono il cuore dell'accostamento di Luzi a Dante e insieme il limite della sua assimilazione. All'uomo del Novecento è impedita un'ascesa ordinata dall'inferno al paradiso, giacché i suoi riferimenti ideologici e teologici non sono così perfetti. Il pellegrino post-moderno non può più essere guidato dalla segnaletica numerologica, allegorica e sapienziale che aveva salvato l'Alighieri. I due libri dell'ultimo decennio, Sottospecie umana del 99 e Dottrina dell'estremo principiante del 2004 e un'ultima conferenza ravennate del 15 aprile 2000 contengono magistrali variazioni su questo tema. Le interrogazioni protratte, le disgiuntive, il dialogo con interlocutori fantasmatici, spesso di genere femminile, la semantica della luce, le clausole latine, il lessico sublime improvvisamente ferito di tanto in tanto da picchiate prosaiche che congiungono la specie umana e l'imperscrutata matematica che regola l'universo, confermano le attitudini stilistiche fissate negli anni Ottanta. Ugualmente si conferma la frequenza di dantismi minimi, come trasmutare, abbagliare, avvampare, astro, aguglia, allumare, altovolo, difettivo, effigie, favilla, incelarsi, lucore, paradiso, sorriso, plenilunio, repleti, spera, squilla, tripudio, per non dire della quasi onnipresente vampa, un vero stigma di tutta la scrittura di Luzi. La rigorosa teologia però si trasforma, per questo maestro europeo di fine Novecento, in un noviziato permanente, in una disposizione alla ricerca che affonda le sue radici nell'ermetismo dell'attesa e culmina nel quindicesimo libro di Luzi, l'ultimo. A un sistema organico di precetti si sostituisce ora la dottrina di un principiante, un esordiente di 90 anni, infinitamente proteso all'interrogazione. Anche in queste ultime pagine non mancano voci dantesche: prendere governo, aduggiare, avvampare, dismagare, inebriare, magare, scerpare, beatitudine, laco, parvolo, plenitudine, pastura, prode, purgatorio, quiddità, splendore e, manco a dirlo, vampa. È il canzoniere dell'attesa più vertiginosa ormai, quella del transito oltre l'umano, che attraversa ogni testo, come nel tentativo di annodare nell'estremo libro le fonti, i temi, le parole chiave dei suoi 70 anni di scrittura. Quasi al centro del libro, il tema del distacco si nutre di una celebre metafora purgatoriale. La liberazione dal corpo viene rappresentata come il dischiudersi di una crisalide,
che stanzia nell'aria di domani una più angelica incarnazione, con adesione all'angelica farfalla che vola alla giustizia senza schermi di Purgatorio 10. Con questa immagine, attinta alla cantica preferita, Luzi si congeda dal pubblico, concedendosi una finale struggente autocitazione in questo caso, laddove è salito per l'ultima volta a bordo della barca, nel cui segno neostilnovistico si era aperta la sua poesia, guarda intenerito una primavera che non godrà più. E scrive: troppo secolo è passato lì sopra con le sue nubi, dove tu, perso, hai belato. Addio, ora ben altro è il prato. Grazie. Grazie, grazie a professor Pellurari per questa relazione veramente fine e raffinata su un poeta che io amo molto, che è Luzi, e dove proprio si vede, no, l'hai chiamata la polverizzazione del lessico raro dantesco, no? Anche questo è molto affascinante, insomma, ci sarà qui questo modo di tornarci sopra durante il momento delle domande, perché è veramente molto interessante, direi che quasi tutto il lessico raro dantesco lo ritroviamo in Luzi, no? Bene, adesso per non lasciare tempo in mezzo, io mi è molto gradito presentarvi il professor Giona Puccini, che insegna letteratura italiana all'Università di Cape Town, in Sudafrica, ma si è formato sotto il magistero letterario e filologico di Rosanna Bettarini presso l'Università di Firenze, dove si è perfezionato in letterature comparate e poi si è perfezionato in letteratura italiana presso l'Università di Roma III. I suoi interessi vanno da Petrarca e Petrarchismo alla predicazione e pensiero cristiano del Medioevo al Rinascimento, alla ricezione del classico nella letteratura italiana moderna e contemporanea, infine alla riscoperta del Medioevo e del Rinascimento nella cultura italiana del Novecento. Oggi interviene con un video registrato che ci ha mandato al nostro convegno con una relazione che si intitola Dante, uomo dell'ossessione. Pasolini, interprete della commedia. Ecco, vediamo il video. Grazie. Buonasera a tutti. Innanzitutto desidero ringraziare Carlo Biel, Davide Canfora e anche Bianca Maria Rizzardi per l'ospitalità a questo denso convegno barese, con alcune considerazioni su Pasolini, interprete della commedia, in particolare agli inizi degli anni 60, segnati dalla realizzazione di Accattone. Per i 700 anni dalla nascita della Alighieri, nel dicembre del 1965, la rivista Paragone riprende il dibattito su Dante preparando un giornale tematico che annovera pezzi di infallibili maestri. Mario Luzi, con un contributo intitolato Dante, scienza e innocenza, Roberto Longhi, con un articolo su Dante, Masaccio e gli affreschi del Carmine, estrapolato dal volume sulla Cappella Brancacci, Fatti di Masolino e Masaccio del 1940, e La vetrina dantesca di Aldo Rossi, sulla mostra allestita a Firenze per le celebrazioni. Sotto insegna critica coltiva l'argomento anche Pierpaolo Pasolini, con lo scritto angosciato, magari, ma non tetro, la volontà di Dante a essere poeta, accompagnato da una lettera dell'autore ad Anna Banti, in cui avverte che in occasione del centenario il pezzo gli era stato dapprima affidato da una rivista sovietica che non l'aveva più pubblicato, forse a causa di inevitabili rogaie traduttive. Chiudono il giornale un po' scritto un pasoliniano,
ne è capitato alla redazione successivamente, e le risposte agguerrite di Cesare Gavoli, il male estetico, e di Cesare Segre, la volontà di Pasolini a essere dantista, al suo articolo. Esegeta rifinito e dalla prosa affabile, organicamente blindato nei quadri mentali dell'analisi sociolinguistica, Pasolini non ha idee tutte sue, sebbene ne sdogani di importanti, posando a inventore. Le piglia dal saggio Un'interpretazione di Dante di Gianfranco Contini, inclusa la trovata della rilettura come esame di coscienza, tanto invisa a Gavoli e calda abbastanza da scatenare lo schermo di Segre. Ebbene, per ricapitolare rapidamente il primo enunciato della discordia, le pagine di Contini attaccavano così. Questo è il sincero esame di coscienza di uno a cui è stata attribuita qualche responsabilità o magari custodia di cose dantesche, e che perciò deve cominciare dalla semplice e drastica domanda se si legga ancora la Divina Commedia. Donde la sequela pasoliniana, ora c'era in Dante la volontà di essere poeta. Cercare di rispondere a questa strana domanda significa prendere la rilettura di Dante come una specie di esame di coscienza. E a tamburo battente, la replica di Gavoli, così quell'adoprarsi a riletture dantesche concepite come esami di coscienza mi rende sospettosissimo, e già solo l'espressione esame di coscienza applicata alla letteratura può provocare quei traslimenti, quei brividi che arricciano la pelle ove mai ripassiamo per tristi e antichi luoghi finalmente abbandonati dalla memoria. L'anno dopo cominciano lavori di giustificazione. Nella controbotta di Pasolini a Segre, intitolata La Malamimesi, uscita sul Paragone nell'aprile del 1966, poi raccolta in appendice al saggio Confluito nel Empirismo Eretico, l'autore elabora una media opinione rivendicando la libertà di intendere Dante a modo suo e di rileggerlo secondo la sua ideologia. Io ho fatto per Dante un discorso molto privato, spiega, come a dire che il giudizio espresso sulla commedia discendeva sì a filologico da dogmi continiani, ma dipanava anzitutto le ragioni del poeta delle ceneri, che accorpava letteratura e vita, ispirazione e coscienza, quali vettori della Orazio obliqua dantesca, e cantava: e io cedo, posso soltanto appassionarmi, come sempre. Pazzo, che dovrei tacere, non offrire il fianco, non confessare che sono un ragazzo, ancora eternamente indifeso, che non sempre la passione è grazia. Segre era entrato in disputa con Pasolini accusandolo di ignorare i fondamenti linguistici del discorso in diretto libero, e tanto bastava ritenerlo un improvvisatore, un funambolo degli equivoci. Cito: uso anarchico e mistificatorio della terminologia tecnica, i cui elementi vengono del tutto stravolti. Discorso indiretto libero era un termine utilmente inserito da linguisti fra discorso diretto, discorso indiretto e monologo, ma Pasolini chiama discorso libero indiretto il discorso diretto, quando essi oggettivi la condizione sociale del personaggio che parla. Così una serie di definizioni d'ordine linguistico è sconquassata dall'intervento surrettizio di un criterio sociologico, ma le acrobazie di Pasolini non sono finite. Ora diventano discorsi liberi indiretti anche le espressioni volgari usate in proprio da Dante, in quanto Dante si inserirebbe nell'orizzonte spirituale dei suoi personaggi, e persino le inventive politiche che sarebbero attribuite da Dante autore a Dante personaggio. Così il discorso indiretto libero, inarrivabile trasformista, viene a comprendere: 1. Il discorso indiretto libero in senso proprio, 2. Parte dei discorsi diretti, 3. Contesti narrativi o persino di polemica personale, diventa insomma parola equivoca e inutile. La materia esposta nella Malamimesi presenta non rari rimandi intertestuali alla riflessione sul realismo intrapresa da Pasolini negli anni 50. Poco incline qual è a tracannare la requisitoria accademica di Segre senza scomporsi, disserta in logica stretta e giracavilli, rilanciando nei punti introduttivi delle sue pagine una più ampia possibilità interpretativa della forma linguistica di battuta. Insisto a dire che il discorso libero e indiretto è molto più completo e complicato di quanto appare nell'uso corretto. Insisto a dire che il libero e indiretto non può che avere un fondo sociologico, perché è impossibile rivivere il discorso particolare di un parlante se non se ne sia individuata l'estrazione sociale con le sue caratteristiche linguistiche.
Insisto infine a dire che ci sono dei discorsi diretti la cui precisione sociologica e linguistica implica un potenziale discorso libero indiretto. I discorsi diretti di Dante implicano quasi sempre dei potenziali liberi indiretti perché le loro parole sono le parole tipiche dei personaggi evocati. Nella lettera alla Banti, inoltre, Pasolini manda in soffitta certi rilievi di Garboli accampati in dominio dantesco, chiosando: la sua accanita polemica contro la poeticità di Dante fa parte, nobilmente, dell'illusione razionalistica degli anni 50, affermazione incassata dall'accademico come attacco personale. E siccome nemmeno lui tende al verbo tiepido, gli consiglia di dimettere l'istinto inquisitorio e il tono profetico e liquida il male estetico dei baraccati pasoliniani, contrabbandati quali campioni sacri del destino, del sesso e della corruzione, come argomento poco godibile. La conclusione lavora sulle midolla e suona come un colpo alla nuca, tant'è che dopo le critiche espresse da Garboli e da Segre, Pasolini pensa di ritirare il pezzo, ma Labanti insiste per pubblicarlo, comandando i torchi dalla finestra. Nel postscriptum, non contemplato nelle risposte dei filologi convenuti, enuclea corollari e si rifà l'idea forte della compresenza di due registri interni alla commedia, trovata che Contini gli aveva già anticipato in una lettera del 6 dicembre, ventilando un certo rapporto di continuità tra operazione poetica e operazione filmica. Cito: la mia tesi principale è che ci sono due stati della commedia, uno rallentato, di fotogrammi sublimi, il meglio che il linguaggio abbia mai prodotto, e uno veloce, un libretto implausibile e alieno, salvo per la continuità dello stimolo alla presa sulla realtà. La teoria del doppio registro nell'opera dantesca culmina in un'interpretazione di Dante, dove viene risolta nei termini rallentamento e accelerazione desunti dalla ritmica e dalla metrica, per poi pervenire alla conclusione che il Dante poetico è quello più rallentato e citabile. Ecco, proprio il passaggio agevole dall'una all'altra velocità, dall'uno all'altro stato, l'eterno, permanente e universale, il momentaneo, imprevedibile e destroso, che secondo Contini è abilitato dal metro, per Pasolini innerva la volontà diretta di poesia. Nella commedia, questa volontà captabile giusto appunto nel nodo di sutura tra i due registri, sfocerebbe in una manovra linguistico-narratologica e ne sottenderebbe un'altra di natura ideologica, vieppiù indispensabile nei disegni poetici pasoliniani. Una osmosi piena tra lingua popolare e lingua colta, e poi la regressione dell'autore nel personaggio e viceversa, trasferimento questo su cui l'intellettuale indugia ulteriormente nella mala mimesi, discettando sul caso di Vanni Fucci, Inferno 24-25. Dall'idea continiana dei due registri, condensati nel binomio rallenti storico, momento veloce contenutistico, procede il seme di una pianta di forme che, germogliando in Pasolini, aveva toccato qualche nervo. Pur mantenendosi nell'ambito dell'interpretazione di Dante, uomo della realtà, Contini aveva fornito materia conturbante all'industria dell'inquietudine, ovvero sia aveva contribuito a produrre nel suo interlocutore, un non indifferente ai nessi, il golem di un Dante ossessivo, quello che dissolve la linearità del tempo, incuneato com'è in un varco di pietra tra spazio e durata, mettendolo in travaglio. Cito Pasolini: mentre Contini accetta con la leggerezza stupenda del conoscitore il segreto in qualche modo biologico di Dante, io mi ci affamo. È così che l'idea di un Dante uomo dell'ossessione prende quota al posto di un Dante uomo della realtà, concedendo a Pasolini panorami da aeronauta. E proprio con questa immagine chiude licenza il postscriptum, differenziando la sua lettura da quella di Contini e implicitamente da quella di Garboli. Contrario alla diagnosi finale espressa da Garboli, Pasolini non crede a una poetica dell'oggettività nella commedia, interpretazione subito annessa dai circoli universitari più avanzati, e lì divenuta sacra. Addirittura la sconfessa, e arriva ad affermare che i versi della Alighieri sono fatti di un materiale infinitamente puro, paradossalmente molto più puri dei versi petrarcheschi, molto più eletti, anzi, così eletti da non consentire comprensione se non, in fondo, infinitamente squisita, implicante la somma dei più alti sentimenti di ciascuno di noi. E attorno a questo Dante, altrimenti definibile uomo della realtà abisso, che ruota il cosmo di un poeta ossessionato
abile a rivivere psicologicamente e socialmente la realtà dei suoi personaggi di bassa estrazione e senza cultura. Pasolini ne formula la prognosi in un'unica chiave, quella mimetica, soffermandosi sul punto di osservazione, interno al milieu dove si ambienta la vicenda, indicatore di quella irrazionalità poetica che permette che il Dante letto abbia il sopravvento sul Dante ricordato a memoria e l'uomo dell'ossessione prevalga di gran lunga sull'uomo della realtà. Sentiamolo. È il punto di osservazione dentro, coi suoi inenarrabili dettagli di vita, che può produrre quella congestione razionalistica che è il materiale delle altissime misteriose fissazioni poetiche e quindi il registro lento che coincide in Dante come nel Petrarca con più tipici momenti della lingua della poesia. Piegare il reale di Dante alla potestà dell'irrazionale, poetico quanto vogliamo, ma pur sempre asservito alla convulsione romantica, ripugna al genio di Garboli. E perché non lo tollera? La risposta non si fa attendere. Nella mia nota era implicitamente messa in evidenza la totale carenza di estetismo nel poema di Dante, ovvietà dalla quale discende un doppio, rilevante ordine di fatti. In primo luogo, il linguaggio della commedia arriva alle cose attraverso la percezione più diretta e tuttavia l'oggettualità della creazione è conquistata attraverso proverbiali, iperbolici procedimenti mimetici ben armonizzati col talento di chi accolse nel proprio inferno falsari più artisti che peccatori. Caso quasi unico, però, lo stile al servizio della lingua, non viceversa. Niente estetismo, dunque, e niente manierismo, niente pastiche. Il più formidabile pasticheur che sia mai stato esistito, guarda caso, non lo era. In secondo luogo, proprio il poeta che ha espresso nei termini più lati, anche qui iperbolici, la sua opposizione alla realtà, e poi il poeta che meno di ogni altro ha condotto la sua protesta in nome della poesia sentita come realtà distinta, come altro, come mistero e insondabile fatto del cuore. Fine citazione. Nella schermaglia con Pasolini, Garboli sostiene che l'estetismo è la chiave di volta delle mitologie romantiche e rimette al centro un assioma dato per assodato dalla critica accademica, cioè l'importanza di rivendicare nella commedia il primato di quel Dante antiestetico e antiromantico che, nella sua disamina, Pasolini avrebbe equivocato e reso viscerale per sentirlo intimo, caricandolo di accezioni orfiche, ossessive, irrazionali. Il gioco diventa tremendamente serrato. Le conclusioni sono tali che il discorso di Garboli sul male estetico di Pasolini pencoli tra rigore analitico e risentimento polemico. Cito. Ora è proprio la totale e assoluta carenza di complicità estetica, soggettiva di Dante, che scrive con il proprio prodotto, che agisce sulla coscienza estetica moderna, sempre di ascendenza romantica, in modo oscuramente ma vivamente provocatorio. Qualsiasi psicologia romantica, nel suo fondamentale tratto di scissione dalla realtà, è apocalittica, petrarchesca per definizione, cioè fa teatro di se stessa. Per tornare all'analisi di Contini, da cui prende l'abrivo la volontà di Dante ad essere poeta, l'argomentazione fa scattare nel fervido lettore la nozione tagliola di contaminazione. Dante infatti giocherebbe su due tavoli, quello della realtà e quello della sperimentazione, presupponendo una versatilità che il cineasta ravvisa nella rimescolanza stilistica del pasticheur aborrito da Garboli. Pasolini, diversamente, non solo ci rivede inconscia affinità espressive, ma lo prende a paradigma per indagare l'ultimo barlume psichico del suo dissidio interiore, quello di un borghese che deve se stesso e la propria arte all'amore per il popolo. In Accattone, quale film d'esordio che scandisce altresì la fase nazional popolare dell'autore, si coglie la volontà del poeta di creare un'opera epica scostruita sulla concomitanza di due punti di vista nel guardare il mondo, quello dell'intellettuale marxista e quello dell'uomo semplice, uniti in una contaminazione di stile sublime e di stile umile. Ora, nel film, questa contaminazione è rilevabile anzitutto nel personaggio di Stella, che altro non è che una scintilla luminosa, l'astro dei magi che rivela la via del bene e dell'amore. A definirla in questi termini è Accattone stesso. È Stella, Stella, indica me il cammino, insegna a Staccattone qual è la strada giusta per arrivare a un piatto di pasta e dei fascioli. Segnando in tal modo la mescolanza tra spiritualità e materialità, tra alto e basso,
che connota il personaggio della donna Angelo a ogni sua apparizione. La costante contaminazione operata da Pasolini, di umile e sublime, atemporalità e storicità, lingua dialettale dei personaggi popolari e lingua d'elezione dello scrittore, rimonta alla dantesca mescolanza degli stili messa in luce da Auerbach nel saggio Farinata e Cavalcante. L'arte prende ritmi convulsi. Se la realtà sociale offre materia all'intruglio degli stili, la contaminazione linguistica stimola in via più ricca il poeta a buttarsi a capofitto nella galassia dei suoi personaggi, e lo spettro narrativo è tutto incardinato lì, per zelo mimetico. Cito: è chiaro che Dante usa nel racconto termini e espressioni di moda in testi che corrispondono più o meno alla nostra produzione d'evasione. Erano le letture del mondo elegante e aristocratico. È chiaro che Dante, lui, non era utente di simili espressioni. Il suo uso è quindi una citazione da un altro mondo linguistico, quello dei suoi personaggi. Il che significa, da parte di Dante, una immersione e una mimesis totale nella psicologia e nelle abitudini sociali dei suoi personaggi, e quindi una contaminazione tra la sua lingua e la loro. Tale riflessione viene ripresa a stretto giro per assumere rilievi limpidi nella Mala Mimesi, dove il saggista interpola meditazioni sull'episodio di Vanni Fucci, attraverso cui crede di poter captare nel quadro genetico della Orazio obliqua dantesca della Alighieri un nobile esempio di contaminazione. E la teoria è: convenientemente stimolato, Dante esprimerebbe il suo giudizio sul personaggio ponendosi in simbiosi linguistica con questi. E per Pasolini gli elementi del contagio sarebbero giostrati nel discorso indicati agli unde dentro e fuori le virgolette. Cito: la lingua di Vanni Fucci ricorda, insomma, come annota il Sapegno, la lingua dell'Angiolieri, un uomo colto che rifà lo stile comico degli ignoranti per raffinatezza e rabbia. Solo che Vanni Fucci ha vissuto realmente la degenerazione, maledetto lo è stato veramente. Ed è questo che in realtà Dante condanna. Il discorso libero indiretto potenziale, che spia il reale giudizio di Dante su Vanni Fucci, ossia la sua reale conoscenza di quell'anima, oltre che affiorare nel diretto, affiora ancora più violento ed esplicito nella didascalia narrativa. Dante, cioè, parlando a lui e di lui, si pone sul suo stesso livello linguistico, rivive il suo discorso, adotta cioè per conoscenza della sua furia maledetta e forse anche per difesa quel linguaggio di ladri che Vanni Fucci aveva adottato per descriversi, contaminazione voluta tra lingua colta e gergo di malavita. È vero infatti che Dante, che rivivendo il discorso di Vanni Fucci, dice nel suo referto: le mani alzò con ambedue le fiche, ma è lo stesso Vanni Fucci che completa poi l'espressione: togli Dio che cattelle squadro. E questo taglia la testa al toro. Infatti l'espressione intera adottata da Vanni Fucci dal gergo plebeo era squadrare le fiche, e di tale espressione metà, le fiche, ne usa Dante rivivendo il discorso di Vanni in una fulminante mimesi. L'altra metà, squadrare, è nel discorso diretto di Vanni, che risulta progettato dunque da Dante dentro lo stesso ambito mimetico, da Orazio obliqua, in cui è progettato il suo referto. L'espressione squadrare le fiche, adoperata com'è per il primo membro, fuori dalle virgolette, per il secondo membro, dentro le virgolette, diventa simbolica e sintomatica. Essa dimostra in concreto che l'operazione linguistica di Dante era la stessa fuori e dentro le virgolette, che la stessa qualità mimetica che si trova nel testo narrativo si trova dentro i discorsi diretti. A chiusura del loro iter analitico, i filologi coinvolti sferrano un ultimo colpo, accusando lo scrittore di incompetenza in affari danteschi e di almanaccare fantasmagoremi in chiave narcisista. Alla domanda di Segre quanto attentamente ha letto della commedia Pasolini, viene emesso un verdetto tagliente. Per Garboli, la riflessione di Pasolini alleva stati d'animo morbosi e tradisce il generico gusto della borghesia italiana nei confronti della poesia di Dante, gusto antologico, si sa, tra il passionale e l'iricheggiante,
che poi non va mai oltre la soglia del citato buon conte della Pia, dopo i pascoli d'obbligo di Inferno 5 e Inferno 33. Di pari avviso è Segre, il quale dà a intendere che le sue citazioni, tutte banali, sono quelle che restano nel bagaglio dei ricordi di scuola. Inoltre esse non oltrepassano il canto 6 del Purgatorio, con l'eccezione del riferimento ad Ardano Danielo, Purgatorio 27, generico, un poeta provenzale, e confuso. Per poi concludere. Geniale e brillante com'è, Pasolini potrà forse in altra occasione mostrarsi anche buon dantista, solo che egli si occupi di Dante e della bibliografia dantesca in modo meno casuale, meno affrettato, meno presuntuoso. Se le ovvie citazioni pasoliniane dalla commedia, che tutti conoscono a menadito, vengono poste a pretesto dello scritto redatto in occasione del centenario, per offrire esempi di riferimento immediato ai lettori di una rivista sovietica poco familiarizzati con Dante, in accattone tali citazioni sono anzitutto materia di una sperimentazione in bilico tra codice linguistico e codice visivo. Attraverso le reiterate dichiarazioni di Pasolini, che i giornalisti non tardano a raccontare nei loro pezzi, sappiamo che per anni giacciono nei suoi cassetti lavori perennemente in corso di un inferno moderno che, attraverso dilatazioni e asimmetrie, ripete l'inferno dantesco. Per anni, cioè, l'intellettuale smonta e rimonta almeno la prima cantica, consulta la critica Coeva, Contini, Auerbach, Barth, racconcia, smussa, reinventa, tesse lessico ermetico sul filo romano, modula torri di temi d'apocalisse, combina i testi affinché i borgatari si rivedano tutti lì e le sue idee sulla commedia non travino da quell'esame di coscienza in cui Garboli coglieva fondi inopportuni. Nella Mortaccia, progetto risalente al 1959, contestuale ad Accattone, immagina che una prostituta di nome Teresa affronti in compagnia di Dante il viaggio nell'oltretomba del mondo contemporaneo, una catabasi che viene descritta attraverso un esibito discorso in diretto libro in romanesco. Si tratta di un esperimento che l'autore spiega a un lettore, certo Fernando Etnasi, il 3 dicembre 1960 sul numero 48 di Vie Nuove. Teresa si cala all'inferno secondo la visione e lo schema dantesco, e l'inferno è sempre come visto da lei, ma con una saporita di mescolanza tra la sua lingua, il romanesco della malavita, e quello e quella di Pasolini, l'italiano letterario. Sappiamo inoltre che nel 1963 l'idea del rifacimento della commedia confluisce in un'altra opera incompiuta, La Divina Mimesis, pubblicata soltanto nel 1975, anno di Petrolio, che già rimette in circoli molti degli elementi prelevati dall'opera ideata nel 1963. In entrambi i casi, il poema di riferimento viene adottato per la sua struttura che appare all'autore come uno straordinario contenitore capace di allargarsi a tutti gli aspetti della storia e della società contemporanea. Struttura, verrà detto, adottata pedissequamente in Salò con le 120 giornate di Sodoma, l'ultima fatica cinematografica frazionata in tre gironi. Già con Accattone si presenta a Pasolini l'opportunità di attingere da Dante una discreta congerie di situazioni filmabili. Si tratta di un facilis descensus Averno, come scriveva Virgilio, che non ammette risalite e che verrà proseguito fino anche in Porcile, per essere celebrato risolutivamente in Salò. L'idioma dantesco, proteiforme e antico, come il romanesco dei ragazzi di Vita, fornisce a regista una prima chiave interpretativa del dialetto di Accattone, quale linguaggio di miseria infera. Già le ambientazioni, i villaggi di Tuguri, vengono direttamente mutuati dalla città dolente del nono canto dell'Inferno, versi 31-32, ma di evidente portata visiva dantesca è di certo l'ambientazione dell'episodio 67 della sceneggiatura, quello in cui Accattone viene ripresa a faticare nella discarica di ferro, forte chiusa come i perimetri di Buchenwald. Quel cortile, apertamente esperito da Accattone come un lager di passione, ha tutta l'aria di essere la rivisitazione della terra sconsolata ritratta nell'ottavo canto dell'Inferno, le cui mura asfittiche parea che ferro fosse. Inferno 8, versi 76-78. La lezione dantesca, già influente nella letteratura anteriore ad Accattone, viene confermata nel lungometraggio in questione come materia filmabile. In questa dimensione, il linguaggio cinematografico viene sperimentato come tecnica d'assemblaggio delle tessere di un mosaico infernale contemporaneo.
Per quanto riguarda i movimenti di macchina, invece, i ritmi regolari dei campi sono possibilmente ternari come terze rime in forma di cinema. Nel 1966 Pasolini pubblica, nelle pagine di Filmcritica, le sue considerazioni teoriche sulla sceneggiatura, in cui la potente vocazione della marca dantesca è già palpabilissima. Dante è nell'antico figurativismo cinematografico pasoliniano alter ego dell'immagine, dislocandolo dal suo labirinto allegorico per ricomporre quell'esperienza in direzione intima e intellettuale. Pasolini scatena una mimesis febbrile che risulta trasparente in più luoghi della sceneggiatura di Accattone. I prodotti di questa operazione sono messi al centro del mio libro Degno del Cielo, umanesimo plebeo e poetica del sacrificio in Accattone di Pasolini, in corso di stampa per Carocci, dove per l'appunto riprendo la riflessione di oggi sullo sviluppo dell'intuizione pasoliniana di un Dante uomo dell'ossessione uscito illeso dalla battaglia dei Cavilli con Segre e Galgoli. Grazie a tutti. Bene, grazie. Grazie anche al professor Puccini per questa bella relazione. Ci fa vedere quanto Pasolini avesse rielaborato a fondo il modello dantesco. E con questo vorrei aprire un po' il dibattito. Abbiamo almeno una ventina di minuti. Io potrei, ecco, limitarmi forse a sottolineare alcuni temi che mi sono sembrati, mi hanno colpito particolarmente. Senz'altro il ruolo della terzina che emerge in più relazioni, no? Sia in quella di Magrelli, nella sua, diciamo, intreccio con la tecnica delle Jean Bémont, che in Dante ha un ruolo proprio molto interessante di spezzare e congiungere il ritmo della terzina, quindi un ulteriore elemento di, se vogliamo, questo ritmo ossessivo della terzina, incatenato della terzina dantesca, ma vedo che anche emerge molto nella ricezione dei poeti. Abbiamo visto anche nella relazione di Bianca Maria Rizzardi, diciamo, uno degli elementi che vengono sussunti con maggior forza, l'elemento metrico. Quindi vedo che c'è già una domanda. Alberto Casadesi, io non riesco a capire chi, magari me lo dici tu, Gorella. Sì. Allora, certo, Alberto Casadei. No, ma non volevo interromperti, Riccardo, stavi facendo un'ottima sintesi, io ho solo alzato la mano per predispormi, quindi finisci pure, poi appunto intervengo dopo. Sì, no, allora, grazie. Allora, altre cose mi parevano interessanti, proprio l'elemento lì in modo un po' sparso, poi vediamo. Mi aveva colpito il recupero, allora, il fatto che proprio nel momento in cui Schlegel e Schiller si interrogano su Dante e proprio anche il momento in cui si scoprono le fonti provenzali che si trovano dietro Dante, questo è, credo, un elemento di interesse che sia proprio in questa fase, cioè quando effettivamente tanto c'era tutta la riscoperta dei provenzali, no? Le prime edizioni dei grandi canzonieri, eccetera eccetera, verso la fine del 700, inizio dell'800, e proprio in questo momento la riscoperta, la rilettura dei provenzali in modo scientifico, la nascita anche delle letterature neolatine, della provenzalistica scientifica, ecco, questo Dante viene riletto anche alla luce del portato di tutta la poesia provenzale, come fonte diretta, non mediata, ecco, non come lettore, diciamo, dei poeti toscani, dello Stil Novo, dei siciliani, ma proprio come lettore diretto dei testi dei poeti provenzali, e questo anche mi pareva un elemento degno di grande interesse. E poi la funzione epica di Dante, mitica, diciamo, di rifondazione epica, che viene sussunta, ne accennavo anche questa mattina, subito dopo la relazione della professoressa Rizzardi, viene sussunta proprio come esperienza personale dai poeti postcoloniali o come esperienza collettiva, ma declinata variamente a seconda delle diverse, dei diversi paradigmi culturali, delle diverse appunto, società in cui poi viene riproposta
rifunzionalizzazione dantesca. Questi sono i tre temi che mi pare così che si possono sottoporre un po' all'attenzione anche del pubblico e su cui si può forse ulteriormente sì, anche discutere. Un po' forse l'enciclopedismo dantesco anche è anche un elemento che si riscontra in varie riflessioni che abbiamo ascoltato questa mattina, anche il rapporto tra la poesia e il sapere, i saperi. Credo che siano questi tutti gli elementi che un po' che possono sia sì. essere suscettibili di riflessione. Di riflessione, sì. Allora, lasciamo la parola subito ad Alberto Casadevice. Grazie. Io ho preso subito la parola perché prima di tutto volevo scusarmi. Stamattina purtroppo c'erano sovrapposizioni con altre iniziative nel nome di Dante, che come sapete per conto dell'Associazione degli Italianisti cerco un po' di coordinare e quindi non ho potuto partecipare, avevo anzi inviato questo video che avete trasmesso. Ma intanto poi ho seguito almeno parzialmente, quindi volevo complimentarmi davvero per la ricchezza dei contributi che sono stati già fatti, per quelli che ancora sono previsti per domani e appunto dirvi che appunto nell'ambito delle iniziative nel nome di Dante qui senz'altro ci sono magnifici interventi davvero, davvero ricchi anche per la loro varietà e questo naturalmente volevo segnalarlo lato appunto Associazione degli Italianisti che ha collaborato a questa realizzazione, grazie a tutti voi davvero e a Davide e a quanti hanno realizzato questo bellissimo evento. Nello specifico poi appunto volevo dire che le linee che avete indicato mi sembravano davvero importanti, sottolineerei l'importanza del ripensamento di categorie che sono emerse in particolare proprio dall'intervento di Lorella, da quello di Christian, come allegoria, narrazione, simbolo e allegoria in prospettiva romantica, post-romantica e fino alle interpretazioni che poi sono invalse nel Novecento, linea auerbachiana per intenderci, che però sempre più rivela le sue radici tedesche, e nostra prospettiva, ecco perché poi l'arrivare, come ha fatto Bianca Maria, come ovviamente da poeta e lettore raffinatissimo ha fatto Valerio Magrelli, poi gli interventi del pomeriggio pure hanno ampliato lo sguardo e sono importanti, però ecco, la nostra prospettiva a mio avviso comincia anche a distanziarsi da queste, noi le consideriamo ormai non come interpretazioni vigenti o cogenti per certi aspetti, ma come base. E lo dico soprattutto perché ultimamente sono tornato appunto sul problema del rapporto allegoria-narrazione in Dante, ovviamente in particolare nella Divina Commedia, e mi pare di poter dire che adesso noi possiamo da un certo punto di vista storicizzare l'idea di allegoria che Dante usa, perché Dante è consapevole di che cosa vuol dire usare l'allegoria, ce lo dimostra all'inizio del convivio, ce lo dimostra la monarchia, dove sa bene che quali sono i rischi di un'interpretazione eccessivamente allegorica delle sacre scritture, che vanno contro il diritto, che vanno contro la logica, e quindi appunto usa Agostino, per esempio, per dire quali sono i limiti dell'allegorizzazione, e quindi non possiamo pensare che non sia assolutamente consapevole di questo processo quando scrive la Divina Commedia. Allora, qui appunto uno dei problemi che io mi sto ponendo e sto ponendo anche nella discussione è che a mio avviso c'è un salto notevolissimo tra i primi quattro canti dell'Inferno e il quinto, e dal quinto in poi tutto il resto del poema, perché nei primi quattro canti l'allegoria è usata come strumento compositivo, cioè i primi quattro canti sono di base canti allegorici che in qualche misura si sostengono perché c'è poi un ipotesto che Dante genialmente si è preso come base, cioè il sesto libro dell'Eneide. Però la cultura dantesca in questi canti è di un certo tipo, cioè non potremmo mai chiedere qui una coerenza narrativa in senso moderno, e infatti i tentativi che ci sono stati anche da parte di ottimi studiosi, ricordo il compianto Giuliano Tanturli e un suo lunghissimo saggio su Inferno 2, in cui cercava in tutti i modi di far tornare le cose rispetto alla lettera del testo,
e purtroppo il risultato è che non tornano per niente, cioè nel momento in cui vuoi fare sì che la Fiumana sia qualcosa, che la valle sia qualcosa, che non siano immagini allegoriche equivalenti sul versante dell'allegoria, ma del tutto incoerenti da quello della narrazione, arrivi a dei disastri, per cui appunto non si capisce veramente più niente. Cioè lì Dante lavora in un certo modo. Allora, la sua idea di allegoria è quella, e secondo me ci sono anche dei motivi storici plausibili, per esempio io sono abbastanza convinto che siano quattro canti scritti a Firenze fra il 1300 e il 1301, rielaborando la famosa ipotesi di Boccaccio, ma quello che conta è che dal quinto in poi si va nel romanzo, si va nelle altre categorie che abbiamo individuato, solo che si va considerando una narrazione come la intendiamo con i nostri parametri, qui che appunto mi sembra che il gioco di storicizzazione sia più che mai importante, cioè Dante a quel punto non è che lavora in maniera romantica per, diciamo, lavorare sui confini allegoria-simbolo in missione del vario eccetera, no, lui diventa un narratore a tutti gli effetti, quello che conta è il suo discorso narrativo in primis e sa lui quando deve e come aggiungere, sottolineare che c'è un secondo livello che il lettore deve cogliere. Allora a quel punto le ipotesi per l'interpretazione non sono più, diciamo, teorico e filosofiche, quindi quelle che abbiamo visto funzionano benissimo fino a Auerbach, ma sono concretamente di strutturazione narrativa del testo, quali sono le sue esigenze per far funzionare un racconto. E questo riguarda molto più la narratologia, magari la narratologia cognitiva con le sottolineature che lui deve fare, perché poi comunque deve rendere verosimile delle cose ovviamente fantastiche. E questo naturalmente ci porta a un ambito di lavoro sulla narrazione che, diciamo, è oltre quegli ambiti che lì venivano sottolineati. Ecco, io dico tutto questo proprio perché queste indicazioni, queste bellissime relazioni mettevano a fuoco, a mio avviso, come la complessità del materiale che Dante viene a usare torna a essere gestibile, ma non per una teorizzazione filosofica, se vogliamo, ma per un'attuazione narrativa fra virgolette confrontabile con quelle che possiamo fare anche noi, e questo va nel discorso di una perennità delle forme narrative che a me è personalmente molto caro e che comunque ha un suo fondamento al di là degli epifenomeni storici molto diversi, e però ci apre proprio a questa varietà di interpretazioni che adesso stiamo sentendo, cioè sappiamo davvero che siamo un po' oltre quella fase romantico-auerbachiana nel modo di intendere il processo creativo di Dante. Questo era quello che volevo sintetizzare rispetto alle bellissime relazioni che ho sentito. Sì, senz'altro, sì, grazie per questo tuo intervento, che senz'altro, se sopravvive, diciamo, un'idea di figura per tutta la commedia, quella che potrebbe essere definita un'allegoria strutturale, senz'altro c'è questo iatto tra i primi canti che sono decisamente allegorici e il resto della commedia. C'è una, questo poi lo sai perché ne abbiamo anche discusso, c'è effettivamente una frattura che io avevo intravisto anche dal punto di vista linguistico, dove effettivamente i primi canti hanno un'oltranza di gallicismi anche un po' crudi e forti, che probabilmente un po' si perde poi anche nel resto dell'inferno. Diciamo che il gallicismo viene usato altrove in modo più consapevole e probabilmente mimetico e mirato a una resa espressiva di un certo tipo, mentre nei primi 4, 5, 6 canti questo appare invece ecco, chiaro che siamo a livelli ancora di suggestione, perché questo non può che, almeno dal punto di vista linguistico, in una porzione di testo così limitata non può certo dare dei risultati, però la tua ipotesi naturalmente coglie questo fatto, insomma, che sì, e aggiungo, Riccardo, che tutte le analisi stilistiche, per esempio dell'uso della metrica eccetera, portano a far vedere che comunque gli iati ci sono e sono quasi sempre fra i primi canti e, diciamo, dal quinto in poi, almeno da dopo il quarto cambiano
progressivamente molto le cose, però questo appunto mi interessava proprio anche sul versante della narrazione che è più volte emerso nei vari interventi. Sì, sì, è giusto. Vedo che ha alzato la mano Cristian Nicoletti. Sì, grazie appunto Riccardo, solo per rispondere appunto alla tua sollecitazione, tra l'altro, appunto sul rimando alle fonti provenzali, appunto dicevi, all'arte provenzale, appunto dice Schlegel nel dialogo sulla poesia, per ringraziarti appunto effettivamente di aver attratto la mia attenzione su questo, non ho approfondito insomma questo nesso, però effettivamente hai ragione, è un nesso sicuramente importante, forse sarebbe appunto interessante fare veramente una lettura, no, degli scritti di questi anni per vedere appunto se ci sono delle prospettive, come dicevi tu, appunto più precise che si collegano alle scoperte proprio di questo momento cruciale, no, della svolta di secolo. Mi sento, ecco, di dirti così semplicemente due cose, cioè da una parte sicuramente, come dicevi tu, c'è un'idea di collegare direttamente Dante alla poesia francese, per inserirla direi questo in un contesto europeo, cioè l'aspetto molto positivo appunto dello Schlegel di quegli anni, ecco, lo sottolineo volentieri perché in realtà esiste poi uno Schlegel successivo che in Italia ha una, quello delle lezioni appunto sulla letteratura antica e moderna, che sono del periodo di Vienna, quindi uno Schlegel conservatore, appunto tardo, sulla linea appunto consigliere di Metternich, quindi l'esatto contrario insomma dello Schlegel che ho presentato e a cui ha fatto riferimento anche Lorella appunto stamani. Ecco, lo Schlegel rivoluzionario di questi primi scritti, che non ha quasi più niente a che vedere sotto questi aspetti con quello più tardo, che forse è più conosciuto poi in Italia, un seguito anche più immediato, ha una grande apertura europea. Ecco, quindi appunto, come dicevi tu, si mette in contatto insomma Dante e la grande letteratura provenzale, si crea appunto subito questo panorama, questo cortocircuito con il panorama europeo. Dall'altra però, ecco, è interessante anche che in quel passo c'è l'idea insomma di nobilitare l'arte provenzale rifacendosi ai propri antenati, che dice Schlegel, e lì io ci leggo, ecco, se insomma, visto che mi sollecitavi insomma su questo, ci leggerei un'interpretazione, come spesso, che è un po' un filo rosso del dialogo sulla poesia, di giocare la letteratura italiana in funzione antifrancese. Naturalmente l'obiettivo è il classicismo, no? La grande epoca, il grande âge classique francese che va superato, insomma i romantici tedeschi tentano questo, e strategicamente, insomma politicamente potremmo dire, no, giocano la letteratura italiana, non solo Dante ma poi anche Ariosto, Boccaccio, insomma i grandi capolavori della letteratura italiana contro i francesi, tanto è vero che in questo dialogo abbiamo interlocutori con nomi italiani, Ludovico, Amalia e così via, non si parla mai degli autori francesi, tanto è vero che a un certo punto una delle partecipanti al dialogo dice «Ma non hai nominato nessun autore francese?» e l'altro gli risponde «Ma non ce n'era bisogno praticamente». Quindi ecco, c'è una linea, ecco, anche molto così appunto italofila, se vogliamo, insomma, all'interno di quest'opera. Ecco, quindi il problema appunto che tu ponevi è sicuramente anche da esaminare sotto queste categorie. Poi soltanto, ecco, due parole per concordare con quanto diceva Alberto, e credo appunto ne abbiamo parlato già altre volte con Alberto, credo che lui appunto non abbia assolutamente frainteso il senso anche della conclusione appunto della mia relazione,
L'idea appunto è ovviamente non tanto di riproporre delle categorie romantiche come categorie attuali, ma appunto come ho cercato appunto di mostrare, l'idea è di vedere come nel periodo appunto romantico certe problematiche vengono per la prima volta, insomma, messe sotto una lente di ingrandimento. Ecco. Quindi effettivamente appunto credo che anche le pagine che Alberto Casadei appunto ha scritto recentemente su allegoria e narrazione, mostrandoci insomma la forza, no, di questa vena narrativa appunto della commedia, in qualche modo, no, ci riportino a questa tensione, naturalmente reinterpretandola appunto in modo attuale, che viene in qualche modo segnalata, no, all'inizio dell'Ottocento. Tra l'altro, se posso aggiungere un'ultimissima cosa, un po' questa tensione insomma tra l'aspirazione ad un senso assoluto, universale da una parte, appunto Alberto diceva molto precisamente i primi quattro canti hanno questa modalità allegorica, ma sicuramente questa aspirazione è un po' diffusa, è appunto dietro le righe in tutto il poema, e dall'altra parte appunto questo rinvio alla concretezza delle storie dei singoli individui. Ascoltando la relazione anche molto suggestiva di Bianca Maria Rizzardi appunto stamattina, che ci ha portato a paradigmi culturali molto lontani da quelli europei, ma dietro in realtà sembra di avvertire continuamente questa tensione, cioè questi autori lontanissimi dalla cultura europea, ecco, non so, mi veniva da riflettere ascoltando Bianca Maria, non so cosa ne pensi lei, forse appunto paradossalmente riescono proprio, no, a riprendere Dante, a identificarsi in questi moduli espressivi, grazie al fatto che Dante fa dei riferimenti molto concreti, molto particolari alla realtà del suo tempo, e quindi quello che passa è questo metodo, proprio un metodo appunto di fare questi riferimenti molto puntuali. Bianca Maria ci mostrava, no, cioè anche l'uso della lingua, di una lingua molto specifica, molto particolare. Quindi mi sembra che questo messaggio, questa opposizione appunto sia ancora molto produttiva nella fortuna attuale di Dante. Posso dire una cosa sui provenzali? Io avevo un'osservazione che sottopongo anche a Christian, ma anche ad Alberto Casadei. La mia impressione era, leggendo sia August Wilhelm che Friedrich Schlegel, dove poi, come tu hai anche detto nella tua relazione, Friedrich Schlegel, anche per la natura rapsodica di molte sue annotazioni, spesso anche si contraddice o rettifica, è un po' anche un itinerario quello che lui fa, un percorso critico, quindi un itinerario in cui sono possibili anche delle revisioni. La mia idea era, leggendo in un'ottica complessiva che tenga conto per esempio anche delle riflessioni sull'antichità, no? Sull'antico, sulla grecità, la poesia provenzale sta un po' alla poesia romanza come il mondo delle origini. Voglio dire, la poesia è qualcosa come l'origine delle successive letterature nazionali, delle lingue, appunto romanze, per cui in questo senso va inquadrata in questa ottica di riscoperta del primigenio, che poi anche il percorso che viene seguito quando si va a riscoprire questa grecità, che in realtà non esisteva come tale, ma che anche quella è un costrutto dell'epoca classico-romantica. E poi certamente sappiamo che Friedrich Schlegel a Parigi ha avuto modo di studiare i manoscritti, insomma ha fatto anche un lavoro sui testi importante, però a mio parere c'è questa idea della riscoperta così a ritroso nel tempo dell'origine, si applica anche a questa attenzione per la poesia provenzale, è un po' questo il motore forse, diciamo butto questa, giù questa tesi. Poi volevo dire qualcosa anche su un aspetto che emerge, e anche questo della nozione di realismo.
probabilmente quando noi, ora c'è tutto un dibattito anche nella, credo, anche nelle varie letterature, studi sulla letteratura, sulla nozione di realismo, e anche la nostra difficoltà di moderni probabilmente è intendere una nozione di realismo sufficientemente ampia da accogliere anche degli aspetti che sono reali, ma e che probabilmente non possono essere costretti in questa nostra logica un po' dicotomica, binaria, no? Che noi abbiamo un po' portato, un po' anche culturale nella tradizione, no? Per cui noi tendiamo forse anche a leggere il mondo in categorie che sono binarie. Probabilmente era l'impressione che ho avuto anche nella relazione di Bianca Maria Rizzardi, era che c'è in queste letterature postcoloniali probabilmente questa possibilità di concepire una nozione di realismo che tenda a superare questi steccati e per cui è in grado di, non lo so, di assommare, anche di accogliere degli aspetti come il fantastico, no? Anche il fantastico può essere forse una delle variazioni, delle possibilità di declinazione della nozione di realismo o di appunto di reale. Queste erano delle osservazioni che mi venivano così da quelli, alcuni degli interventi che ho seguito oggi, anche da quelle che sono state anche da quello che ho sentito da Alberto e da Cristian adesso. Bene, io vedo già connessa Masa Mengiste, che salutiamo tutti con grande gioia, e quindi prego anche Bianca Maria Rizzardi di presentare la nostra ospite illustrissima, e con grande piacere che abbiamo questa connessione oggi pomeriggio in diretta, quindi voglio salutare calorosamente. Prego Bianca Maria. Grazie Riccardo e benvenuta a Malta, benvenuta e buon pomeriggio a tutte e a tutti. It is with great personal and professional pleasure that I'm going to introduce you, Masa Mengiste. Devo dire da subito il mio grande rammarico per non averla qui con noi a Bari oggi. Avevamo organizzato tutto questo da tempo e spero che non ne trascorrerà altrettanto prima che Masa sia nostra ospite di nuovo in Italia, anche qui all'Università di Bari. So thank you very, very much, Masa, for your being with us today. Now I shall say a few words about her work, even if she doesn't need an introduction. Premetto che Masa capisce e parla bene italiano, e quindi solo dirò qualche parola di presentazione, e dopodiché lascerò ovviamente la parola a Masa Mengiste. Seguirà anche una breve discussione che sarà condotta da Angelo Monaco, che ha curato qualche giorno fa la traduzione di un suo intervento presso l'Università di Pisa. Scrittrice, saggista, fotografa etiope americana, Masa Mengiste è nata ad Addis Abeba e ha vissuto in Nigeria e in Kenya prima di stabilirsi poi negli Stati Uniti. Qui si è laureata in creative writing presso l'Università di New York, dove attualmente insegna. Ha vissuto in Italia, è stata Fulbright Scholar tra il 2010 e il 2011. E sempre in Italia Masa ha condotto ampie ricerche per il suo ultimo romanzo. Ha ricevuto tante prestigiose borse di ricerca, che non sto a elencare perché sono veramente tantissime, e altrettante onorificenze. Tra le più recenti mi piace ricordare il National Endowment for the Arts nel 2018 e nel 2020 l'American Academy of Arts and Letters Award in Literature. È autrice di un paio di romanzi, Beneath the Lion's Gaze del 2010 e The Shadow King del 2020. Entrambi i romanzi sono stati tradotti in italiano. Masa Mengiste è intervenuta e interviene regolarmente su giornali e riviste quali The New Yorker, The New York Review of Books, Granta, The Guardian, The New York Times, Rolling Stones, Radio BBC, eccetera, eccetera, tante altre. Oltre alla narrativa e alla saggistica, Masa ha anche un grande interesse per la fotografia, infatti definisce se stessa un fotografo
che sviluppa le proprie abilità come un narratore visivo. Poche settimane fa, durante un'intervista con l'amico e collega Shaul Bassi, Masa diceva che ha cominciato a scrivere per dare forma al suo immaginario, per creare un mondo in cui le persone fossero come lei. Ecco, direi che questo è il carattere distintivo della sua scrittura, è proprio questo, cioè la felice e originale, anche se spesso dolorosa, fusione delle vicende storiche del suo paese natale con il canone letterario occidentale. Nel 1974 l'imperatore etiope Haile Selassie, primo e ultimo imperatore d'Etiopia al potere dal 1930, fu rovesciato da un colpo di Stato orchestrato da Mengistu Haile Mariam, rivoluzionario e politico etiope. Tre zii materni di Masa Mengistu furono tra le vittime della rivoluzione e la sua famiglia fu costretta a lasciare il paese. E nella sua scrittura, come Masa stessa ammette, cerca di to force history into conversation, e questo penso che sia una cosa molto bella e credo che sia anche un obiettivo che viene totalmente soddisfatto nella sua scrittura. Quindi, mettendo al centro dell'essere umano la storia, Masa Mengistu affronta temi quali la memoria, la guerra, i legami familiari e la costruzione della nazione. Vorrei dire qualche parola sul suo primo romanzo, Beneath the Lion's Gate, Sotto lo sguardo del leone. Il suo romanzo d'esordio racconta le vicissitudini di una famiglia etiope sullo sfondo degli sconvolgimenti sociopolitici che seguirono alla rivoluzione etiope del 1974. Il romanzo è stato tradotto in diverse lingue, tra cui oltre all'italiano, l'olandese, il francese, il tedesco, il portoghese, spagnolo e svedese. Sotto lo sguardo del leone utilizza una prospettiva multifocale per mostrare la multiforme realtà dell'Etiopia e come i conflitti, la violenza e l'ingiustizia sociale possono distruggere l'unità e la coesione. The Shadow King, l'ultimo romanzo di Masa, come dicevo prima, appena è uscito poche settimane fa in Italia presso l'editore Einaudi e con la bellissima traduzione di Anna Nadotti, si apre in modo simile nel 1974, anche se gran parte della storia poi si svolge negli anni 30, durante la cosiddetta seconda guerra italo-etiope. Selezionato per il Booker Prize nel 2020, io ho ritrovato questo romanzo negli elenchi dei migliori del 2020, in elenchi importanti quali quello del Publisher Weekly, Christian Society Monitor e Barnes & Noble. The Shadow King è un racconto di proporzioni epiche e di dettagli intimi. Sullo sfondo dell'invasione dell'Etiopia da parte di Mussolini, la narrazione getta luce sulla storia trascurata delle donne soldato che combatterono contro l'esercito italiano, contribuendo così ad un'epica resistenza contro l'invasione italiana. Sia Beneath the Lion's Gate e The Shadow King, entrambi i romanzi, sono opere straordinarie. Sono opere straordinarie sulla tragedia di una rivoluzione e anche sull'insopprimibile bisogno di libertà degli esseri umani. Ed entrambi i romanzi svelano e hanno portato sulla scena letteraria mondiale l'originalità, la potenza del nuovo romanzo africano di cui Masa Mengistu ne dà prova. L'autenticità. L'autenticità è al centro del mondo creativo di Masa ed è, come lei stessa riconosce, una questione problematica in quanto rivela il significato complesso e sfaccettato di essere un vero africano. A suo avviso la scrittura tende ad evocare tutti i profumi, le emozioni, i suoni della realtà per trasmettere ciò che si riflette, cito, nel mutevole schermo della nostra immaginazione e per trasmettere poi quello che esiste e perché. La conoscenza della cultura italiana da parte di Masa è, a mio avviso, profondamente radicata e il raffronto col modello dantesco pare quasi inevitabile e rientra in una precisa tendenza, come si vedeva questa mattina, che accomuna molti scrittori postcoloniali di lingua inglese, non solo, che individuano nel poema dantesco una sorta di paradigma utilizzabile per saggiare i destini moderni, individuali e collettivi. Nella scrittura di Masa Mengistu, come in quella di altri autori
scrittori, esuli o diasporici, e non solo di lingua inglese, Dante è oggi una presenza costante, in cui l'allusione al nostro può scaturire da qualche macro paradigma, per esempio quello dell'inferno, applicabile a prescindere dalle implicazioni religiose. Ecco che lo scenario infernale etiope si riverbera nella rappresentazione dantesca della sofferenza e delle lotte intestine della Firenze del XIV secolo. Riconoscere in filigrano un'eco dantesca nella scrittura di Masa Mengiste non solo amplia l'orizzonte dell'influenza dantesca, enfatizzando la risonanza internazionale della sua scrittura, ma solleva anche una serie di domande sulle relazioni letterarie, sulle interconnessioni di culture e di politiche e sul linguaggio simbolico, sul linguaggio universale della letteratura. Di Masa mi piace ricordare non in ultimo il suo attivismo nella lotta per i diritti umani, che si manifesta nelle più varie attività e associazioni. Fa parte del board di Worldscapes, di Worlds Without Borders e del Young Center for Immigrants Children's Rights e tiene viva, attraverso i suoi scritti, la consapevolezza sulle importanti questioni sociali contemporanee. Ha anche scritto il film documentario Girl Rising, che tratta dell'educazione delle giovani donne su scala globale, con le voci di attori quali Marilyn Streep, Liam Neeson e Kate Blanchett. A questo punto darei la parola ad Angelo Monaco. Buonasera Angelo. Buonasera a tutte e a tutti. Thank you very much, Masa, for your evocative images, captivating words, and maybe also touching in a way. Really. Sento un audio. Okay, forse è stato risolto. Okay, so thank you very much. So while listening and also when reading your novels and essays, I'm struck by your ability to orchestrate various viewpoints. So in this case, for example, you shuttle from Dante to the African young man, from the Ethiopian Revolution to the Second World War, to the tragedy of the Holocaust. So you bring together distant temporalities like in a palimpsest, and you juxtapose, you combine different perspectives. So it's a technique I can find also in your essays and novels. So could you tell us something more about how you approach writing? How do you decide a focal perspective or a narrative viewpoint? Why the first or the third person, for example? Thank you so much for that question. When I sit down to write any essay or when I sit down to write my books, I'm very aware that I am not the only one who has engaged in these conversations before about history, about memory. I know that there are other writers from the past also who have opened a path for me to walk on. And I want to acknowledge that, but also continue to think about how the questions that they ask, we still haven't found the proper responses for, because we may be past the Holocaust, but what Jean-Marie is talking about, the injustices that he writes about that were inflicted on him personally, our experience, our injustices that we have to address, even those crossing the Mediterranean. What do you do with refugees? This was asked in World War II. This is asked, we are still continuing to ask those questions. So I imagine. We have just begun again here in Italy in those days, because you know that in Lampedusa we have new arrivals, yeah. Exactly. And we have to look at what's happening in the present moment as a continuation of a historic
wrong and a historic injustice. This time, we're talking about Africans, we're talking about Syrians, but earlier we were talking about different groups of people. These are questions that are, I think, as old as human existence. And every present moment, we have the opportunity to make it right. And we don't do that. We haven't done it yet fully. Okay. If I may, I would have another question. So you've talked of the struggle to find a language capable to convey what is unintelligible. Mm. And I remember you have already discussed this in Printed Matter, where you were commenting on Primo Levi's search for a language capable to depict the horror of the Holocaust. So, and you say that for Levi, understanding means simplifying. And this is what you also have said today, when you were trying to depict the image of the young boy in Florence. Mm-hmm. So the question is, isn't it a bit dangerous to simplify, even though we live in a complex world, but isn't it dangerous in an historical moment when even politicians tend to simplify too much complex questions? Absolutely. You know, that moment in Primo Levi that I talk about, he talks about the dangers of simplifying. You know, we try to fit a proper response in a neat, contained way so that it does not disrupt any other part of society. And yet we are dealing with complex human beings, complex movements in history, complex realities. I think that what I have been thinking about is the way that even saying that we're searching for an answer simplifies the kind of response that we need to have. It is not, I think, one answer. I think it is multiple answers coming from different perspectives. The question doesn't maybe necessarily require an answer. What the question requires is an approach towards justice, which is a step. But if we think of answering correctly as a process that might take time, years, but we have to take a step, and that's not an answer, but a process. That feels to me a way to address that complexity. I think language, sometimes, at least for me, language feels not enough. The English language does not seem for me enough to contain all the things that we need to speak as human beings. I've felt sometimes the limitations of English. At the same time, it's quite flexible, thank goodness. But I think our imagination outstrips our language, and we're often trying to catch up with that also. Yeah. Talking about the limitations of language, if I may, I read a tweet from your account. I know next week you're having a conversation with June Palahiri, and as a reader of June Palahiri and also scholar of her works, so she has changed language. Absolutely. And I remember in your essay, if I'm not wrong, writing as creative writing as translation, you talk about you say what I'm interested in is how far away I can move from a source. Now, is it possible today of moving, maybe June Palahiri is trying, to move far away when we are living in a moment where, because of globalization, people live more or less the same experiences?
Ah, but they, in a way, they are connected in similar to similar technologies. But I think that people's experiences, once they put down their telephone, is often, it can be very different. We come together on social media. Social media tends to strip nuance, tends to strip complexity. You are given so many words, you only have this small square. There are performances that happen on social media, which I think makes it appear that we are more alike. But I'm interested in the things that make us different. I'm interested in the ways that we can look at those differences, not as something to flatten, but something to discover. But we're living in a world that where everyone is has an avatar, and that is really it's creating false narratives. And you know, there's another discussion to be done, I think, another time, of what is real and what is fake now on social media, and how we can no longer tell even if old photographs we see of people who came, who are dead now, are real or not. So yeah, that's, yeah. It's a very complex question. Now, I know there's Alessandra Di Maio with us. Non so se ci sente. Okay. Il microfono staccato. Yes, I'm here. Hello. Hello. Ciao Ali. Ciao Masa. Aspettate, forse ho anche la videocamera staccata. Scusatemi, eccomi. Ecco. Vediamo. Metto gli occhialini. Angelo, mi hai chiamato per qualcosa di specifico, dimmi. Per lasciarti magari una domanda, non so se avevi una domanda, una riflessione da fare. Sì, con piacere. Beh, ce ne sarebbero tante di domande. Alcune appunto sono già state esplorate, poste, però forse Masa ti chiederei un po' di pensare, visto che stiamo parlando soprattutto del rapporto con Dante, con l'Italia, un rapporto che tu hai molto sviluppato anche nel corso del tempo, che ritorna non solo in questo magnifico pezzo che hai scritto per l'occasione, ma anche nel tuo ultimo romanzo. E io ho, come dire, un po' il privilegio di sapere che questo rapporto è stato molto mediato dalla città di Firenze e anche dalle sue tante implicazioni, quindi ritrovare questa figura di Lazzaro, quello che tu chiami Lazzaro, richiamando appunto che un tratto tipico della tua scrittura, libri sacri, miti, libri sacri nel senso proprio più ampio del termine, dove includiamo anche l'epica, anche il mito e anche dei testi invece religiosi, mi fa pensare a quello che l'Italia e Firenze ha rappresentato per te, un po' per la storia familiare, nazionale, che ti porti dietro come appunto origini etiopi, ma anche come tua storia di scrittrice moderna, contemporanea, che scrive appunto romanzi profondamente radicati nella storia, ma anche nella forma molto molto transnazionali, no? Molto difficili da inquadrare in una sola letteratura, in un solo canone. Ecco, quindi mi piaceva pensare come l'Italia, chiederti come l'Italia appunto coinvolge tutti questi aspetti della tua scrittura saggistica e non, e anche proprio più prettamente di immaginazione. Ho parlato troppo veloce, Masa? No, va bene. No, you know, Italia,
how do I, you know, it, Italy has been part of my imagination since I was a child. It has felt, my grandfather, my grandmother were young during the invasion. My grandfather could speak a few words of Italian, and since from the time I was a child, I would hear him say, you know, bandera, but that was also the Amharic word for flag. It's also the same. And there was this sense of the Italians did horrible things, but individual Italians, you know, were our, you know, they lived in Addis Ababa. There was no real reckoning with the history, but there was a fondness for the culture when I was growing up. And so I just felt this affinity, you know, as I think as I remember when we met, Alessandra, but once I started learning Italian, it felt in many ways something already familiar to me because of some of the words that were connected in Amharic. And I have tried to learn other languages, but there is something about Italian that just, I feel something for it. My experiences in Florence have been absolutely important in my understanding of Italian history, partly, yes, the literary history of Florence with Dante, partly the art, but I was, you know, I had a quite coincidental encounter with an old man in Florence. He met me after a festival. He came with an old newspaper cut clipping from 1936. He wanted to talk to me. This man was just an ordinary man who happened to see an announcement of my presentation, and he came. He was maybe 80 years old, and his, you know, very so old, his hands were shaking. And after the festival, he said, "I would like to show you something." And all he did was unfold this newspaper from 1936, and it was the announcement of his father's death in Florence. And he said that the body was buried in Ethiopia. This man had been a soldier. And I read the article, the small funeral announcement, and, you know, there was this man presente, you know, the funeral rituals were written about in the newspaper. And he said, "This is my father. He's in your land." And that's all he wanted to tell me. That was it. And it was incredibly emotional for me. It changed my book. It helped me understand that I was writing about people who were loved, who were capable of loving, and how would I write a war story with those human beings, you know, someone like the father of this old man. Florence is also the place, again, where I saw this young man that doesn't leave me. So this old man and this young man, in my mind, are in the same place. When I think about how to write of migration or how to write of war, it's those two images that come to mind. And you're right, it's Florence. Grazie Mazza. E se posso, prima non ho presentato Alessandra, ero un attimino
Alessandro Di Maio, insomma, insegna letteratura inglese all'Università degli Studi di Palermo, si occupa, studia la diaspora, le migrazioni, soprattutto nell'ambito dell'africanistica. Quindi ti chiedo scusa, Alessandro, prima mi prendo un attimino alla fretta, ho dimenticato di introdurti, anzi ti ringrazio di essere qui con noi. Voglio approfittare, allora rubo altri 10 secondi per ringraziare NASA, te, l'Università di Bari, Bianca Maria Rizzardi che ha presentato e tutti, per dire che l'Università di Bari è anche la mia alma mater, perché ho fatto un dottorato di ricerca italiano lì, quindi sono molto felice per tutte queste vocazioni che NASA appunto mette insieme e che aggiungono un tassello. NASA, io non credo che tu sia stata ancora a Bari. No, non ancora. Magari un giorno, sì. Grazie. Sì, andiamo insieme. Grazie, Ale. Bene, grazie. E quindi ridarai la parola a Riccardo Viel. Grazie. Io vi ringrazio veramente tanto. Sarebbe stato molto bello vedersi a Bari. Di poter organizzare un altro convegno in modo da ospitare Masa Menghiste qui da noi. Non ci sarebbe stato questo piccolo incidente che però ha reso un po' unico, insomma, il nostro incontro di oggi pomeriggio. Ecco, io grazie a lei veramente. Io, se ci sono delle domande ancora, sì. È un'occasione unica, quindi insomma, se sì. Vogliamo chiedere qualcosa anche a chi ci sta seguendo. Quindi, se ci sono altre domande da parte del pubblico. Abbiamo questa opportunità di poter chiedere direttamente. Se no, altrimenti, insomma, ringraziamo veramente tanto Masa Menghiste per la sua partecipazione a questo convegno. Grazie. La partecipazione, è stato un grande piacere, veramente. De Logne, quindi di lontano, ma con molta, molta gioia, speriamo presto da vicino. Quindi io saluto tutti, a questo punto do appuntamento direttamente a domani mattina alle 10 per la seconda giornata di studi del nostro convegno. Ringrazio veramente ancora tanto Masa per la sua partecipazione e tutti voi per averci seguito e per essere stati con noi oggi pomeriggio. Grazie, a domani, arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Ciao.